E noi riservamo d'ailleurs ci permettiamo di constatare, poiché tutti lo faranno, che l'Italia aveva il dovere di accogliere queste persone. La nostra collaborazione è stata esemplare. L'Italia è stata molto disumana. Però noi abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo difeso i nostri confini. 500 poliziotti francesi sono già alla frontiera italiana per meglio controllare il nostro confine. I diritti umani sono stati calpestati, c'è poco da cantare vittoria. I'm sorry. È evidente che ci saranno delle conseguenze sui rapporti bilaterali e anche nelle relazioni con l'Europa. Non sono sfide che alcun paese da solo possa affrontare. Siamo insomma una nazione seria e leale. I'm Mr. Melone, de Georgia. Thank you so much for welcoming me to Rome. Alessia Piperno sta tornando a casa. Volevo ovviamente ringraziare il Ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso che hanno fatto per riportare a casa questa ragazza. Allora, buongiorno, bentrovati. L'avete capito, la mattinata è molto calda. Giorgia Meloni ha appena concluso il suo discorso, ha detto molte cose anche sul fronte francese, non solo sull'economia. Dobbiamo parlarci, ha detto Giorgia Meloni. Sono molto colpita dalla reazione aggressiva francese. Non risolveremo il problema isolando l'Italia, ma solo isolando gli scafisti. E in più, dice, ma cosa fa arrabbiare la Francia? Il fatto che l'Italia deve essere l'unico porto di sbarco per i migranti? Questo non c'è scritto da nessuna parte. E ancora, la Francia deve accogliere 230 persone, 90.000 sbarchi, ci siamo sobbarcati, chiede una soluzione in comune con la UE, questo è il problema, che però invece questa cosa ci ha molto isolati. E qual è il tema? Che eravamo rimasti con quel très bien dell'incontro a Roma, con l'asso strategico Macron-Meloni, con gli accordi bilaterali, e invece da ieri tra Parigi e Roma purtroppo è alla guerra come alla guerra. La storia la conoscete, parte tutto all'Ocean Viking, con a bordo 234 migranti, la nave norvegese non ha accoglienza nei porti italiani, fa rotta verso la Francia, a Tolone, dove è attraccata poco fa. Ma che cosa capita? Che quello che sembrava un accordo consensuale, secondo quello che avevamo capito anche noi, invece diventa detonatore di una crisi senza precedenti tra Roma e Parigi, col governo francese che usa parole durissime nei confronti dell'Italia, minaccia ritorsioni a tutti i livelli. E beh, perché mi preoccupa questa situazione? Perché racchiude la somma di due torti. Da una parte l'Italia, che contro ogni convenzione internazionale rifiuta di far sbarcare i migranti, dall'altro la Francia, che reagisce in maniera sproporzionata quando lo stesso problema capita a loro. Insomma, da una parte ci dispiace molto sentirci fare la morale da un paese che da anni chiude le frontiere a Ventimiglia, loro lo vedremo, non accetta alcuna redistribuzione. Dall'altra però invece ci sono dei problemi che, insomma, da affrontare onestamente, perché qual è il tema? È che io non credo che spezzeremo il governo, le reni al governo francese, anzi credo che lo scontro di ieri dimostra plasticamente che l'Italia non può risolvere da sola il tema dell'immigrazione, ancora meno inimicandosi la Francia che è l'unico partner essenziale anche sul grande tema energetico. Quindi serve l'Europa e soprattutto Bruxelles, ci sei, puoi battere un colpo perché così non andiamo da nessuna parte. Ne parliamo stamattina con Nathalie Tocci, e qui chiedo di entrare in studio, politologa, analista, direttrice dell'Istituto degli Affari Internazionali. Buongiorno, ben trovato nel pieno di questa crisi diplomatica con la Francia che ci preoccupa enormemente. Federico Geremicca, grande firma della Stampa, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Andrea Mancia, direttore dell'Opinione, grazie anche a Mancia. Vedo collegato Federico Mollicone, che ha cambiato vita perché non si collega più con me dalla strada, ma invece ormai è autorevolissimo presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e quindi nella sua veste istituzionale. Stamattina buongiorno, ben trovato. E Alan Friedman, giornalista americano, che come sapete ci guarda però e ci conosce molto bene. Buongiorno. Allora, facciamo una cosa, signori, io vi riproporrei rapidamente Giorgia Meloni, perché credo che è abbastanza importante sentire le sue parole alla conferenza stampa di oggi, anche il suo tono, francamente, tono molto pacato, secondo me, molto, diciamo, non arrembante, perché credo che Giorgia Meloni sappia molto bene che questa crisi con la Francia non ci giova su nessun piano. Abbiamo molti dossier urgentissimi sull'energia, la Germania ha fatto un'altra scelta, abbiamo bisogno dell'asse francese, insomma, io sono molto preoccupata, sentiamola.
Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, che dal mio punto di vista è incomprensibile e ingiustificata. La nave della ONG Ocean Viking, che oggi dovrebbe attraccare in un porto francese, è la prima nave di una ONG che abbia mai attraccato in Francia. Porta con sé a bordo 234 migranti. Questo ha generato una reazione molto, molto dura nei confronti di una nazione, l'Italia, che dall'inizio di quest'anno ha fatto entrare sul suo territorio nazionale quasi 90.000 migranti. Allora, questa è la Meloni di stamattina. Io ieri ho parlato con molte fonti diplomatiche di altissimo livello in Francia. Le cose che dicono loro sono quelle che poi leggiamo anche un po' sui giornali. Cioè, Macron si è arrabbiato lui perché pare che l'incontro italiano fosse davvero andato molto bene. Avessero parlato di immigrazione, avessero preso degli accordi. E pare che Macron abbia detto alla Meloni: noi con Draghi abbiamo lavorato molto durante la presidenza francese per il tema ricollocamenti, che è il grande tema per l'Italia, perché è ovvio che quelli devono sbarcare da noi, perché il porto più vicino è Catania e Lampedusa, lo sappiamo da soli, abbiamo i nostri confini geografici, però non possiamo tenerceli tutti. Quindi il tema è proprio quello. A, B, pare che avessero fatto un accordo per ricollocare la bellezza ai 3.500 persone. Quindi noi rischiamo che per questa questione un po' di principio, diciamo, no? Di una nave di 230 persone, ci perdiamo un accordo più vasto, ci perdiamo un partner europeo di livello alto. Io non voglio entrare nei torti, sappiamo bene che i francesi amano, diciamo, ogni tanto dare le lezioncine agli italiani, e questo non ci è mai piaciuto, lo sapete bene, come quando quella signora ministra ci disse che ci doveva tutelare sui diritti. Boh, francamente siamo capaci da soli, però secondo me è proprio una mossa sbagliata strategicamente. Non so come la vede la nostra Nathalie Tocci, poi arrivo anche da Friedman e poi sento Mollicone, perché naturalmente rappresenta la maggioranza di governo e voglio che ci dica la sua. A me è parso che Giorgia Meloni ha tentato oggi un cambio di tono, onestamente, rispetto ai post di Salvini, così, di trionfo. Sì, è esattamente come dici, Mirta. Cioè, questa, ci stiamo dando una zappata sui piedi da soli micidiale. Innanzitutto non siamo in una crisi migratoria, no? Cioè, fino a un paio di settimane fa chi è che parlava di migrazione? Quindi siamo in una crisi energetica, siamo in una guerra, siamo alle porte di una recessione. Cioè, i veri problemi sono altri, e quello appunto che giustamente sottolineavi. Secondo, è vera questa storia che non c'è solidarietà nei confronti dell'Italia? Ci sono più richiedenti d'asilo in Italia o in Francia? In Francia. Ci sono più migranti irregolari? Me lo mettete nel cartello, perché questo è un numero che i francesi hanno citato e che onestamente è vero, nel senso che noi abbiamo, mi pare, lo 0,16, loro hanno lo 0,32, vado a memoria, ma adesso li vedrete perché arriverà il cartello, sicuro. Ci sono più migranti irregolari in Italia o in Francia? In Francia. È vero che il regolamento di Dublino, ricordiamoci, questo è un accordo firmato dall'Italia, che in realtà giustamente vogliamo cambiare, non è che siamo stati particolarmente proattivi, diciamo, nel cambiarlo, ma come giustamente dicevi è un accordo che comunque prevede che gli sbarchi avvengano nel porto più vicino, ossia l'Italia. Ma questo non vuol dire che i cosiddetti movimenti secondari non siano avvenuti. Non è vero questo. È assolutamente vero. E magari non appunto possiamo vedere... Vicino. Possiamo no, vedere i dati. C'è Tunisi, c'è in Tunisia. Tunisi, stiamo parlando. E c'è Malta. Allora, innanzitutto la Tunisia non è parte dell'Unione Europea. Porto sicuro? No, non stiamo parlando, no, stiamo parlando del regolamento. Io sono d'accordo con Mollicone su Malta. Malta è proprio, si comporta come una canaglia con noi, secondo allora, me. Allora, diciamo che la Tunisia, Malta, ripeto, non è parte dell'Unione Europea e quindi non sottoscrive il regolamento di Dublino, giusto? Quindi quando sto parlando del porto più sicuro sto parlando del regolamento di Dublino. Si parla di porto sicuro. La Tunisia viene considerata un porto sicuro per rimpatrio. Va bene, allora non ci capiamo. Quindi evidentemente sto facendo un altro discorso. Può essere, no, il discorso può essere che fa Nathalie Tocci, che noi possiamo far valere. Ha detto un'informazione non corretta. La Tunisia la sottoscrive prima dell'Italia. Allora, stiamo parlando di una nave che si stava avvicinando alle coste europee e il cui porto più vicino era l'Italia. Fatto.
A questo punto i migranti irregolari sbarcano in Italia e i cosiddetti movimenti secondari sono in realtà... Sono il carico residuale? No, fammi capire, perché diciamo, queste parole burocratiche non mi trovo tanto. Venire, no? Cioè, i movimenti secondari, e tu sbarchi in un paese dell'Unione Europea, teoricamente il diritto vuole che quella richiesta di asilo viene processata in quello Stato membro. Questo spesso non avviene, quindi questi movimenti secondari è che, diciamo, si chiude un occhio, questi richiedenti di asilo trovano, diciamo, le loro strade e quindi la richiesta di asilo... Beh, ti ricordo che al Caradimineo proprio il buco c'era nella rete e quelli partivano dal buco della rete del Caradimineo. Quindi per queste richieste di asilo, non a caso appunto i numeri che citavamo prima ci fanno vedere che queste richieste di asilo sono molto più alte in paesi come la Germania. Cioè loro vorrebbero sbarcare in Italia e andare in Italia, e Europa del Nord. Il punto è che lo fanno. Assolutamente no. Non lo so, no, perché io cado dalle nuvole. No, ma il punto è giusto per completare il ragionamento. E quindi il nostro interesse è esattamente che venga visto. Allora, com'è che si può rivedere questo sistema? Si è passato attraverso un accordo volontario, cioè quello del ricollocamento è un accordo volontario. È il nostro interesse che questo accordo volontario si negozi affinché diventi in realtà un obbligo giuridico. Certo. Ma francamente, se poi siamo noi stessi a violare i principi di questo accordo, francamente... Siamo meno forti per dire a Bruxelles, non vogliamo diventare il collettore di tutti i migranti d'Europa. Però qui i principi, perdonatemi, li violano un po' tutti. Ma non c'è dubbio, ha perfettamente ragione, ma noi ci conviene violarli. Io parlo di interesse dell'Italia. Il porto sicuro dovrebbe essere Malta, e Malta fa orecchia mercante. La Francia accoglie i migranti facendosi bella di fronte agli occhi della comunità internazionale, poi io vedo i numeri, non quelli di tutti i rifugiati, ma quelli che sarebbero previsti andare in Francia e ne prendono 15. La Meloni 12, ha dato 11. Un numero importante in questa conferenza stampa che forse vale la pena citare, adesso ve lo leggo, ha detto che noi praticamente con la ricollocazione, su 230 migranti che prendono loro in questo caso, da noi sbarcano 90.000 persone. Tra l'altro c'è tutto questo tema, perché noi ci accaniamo con l'ONG, questa è un'altra bella ipocrisia, nel frattempo arrivano barchini tutti i tipi, sono sbarcati 11.800 persone al giorno in cui si è insediata la Meloni. Bisognerebbe seriamente riformare il sistema a livello europeo e non fare le piccole guerre intestine. Ma devi saper giocare la partita, sì, in questo ma senso io dico la mazzata sui piedi da soli. Quando sento i francesi che mi danno dell'infame, del crudele, del disgraziato e del pezzente, io sinceramente... Non lo so, non ci voglio proprio parlare con i francesi. Una cortesia, solo per completezza, no? Adesso vi faccio continuare. Il dibattito è appassionante, lo so, e lo continuiamo, però giusto per darvi il quadro complessivo, voglio farvi vedere due cose. Cosa succede a Ventimiglia stamattina? Perché poi noi abbiamo dei precedenti, ve lo ricordate quel 2018 in cui la gendarmeria francese entrò in Italia, Bardonecchia, insomma, onestamente, abbiamo dei precedenti anche molto difficili su quel confine lì. Ah, Ludovica è lì per noi, a Ventimiglia. Dove sei, Ludovica Ciriello? Esattamente, spiegami. Sono Mirta, sono proprio al confine, anzi, ora ti faccio vedere, perché più giù si vede il cartello della Francia. Ho tra le mani un foglio perché speravo di poterti far parlare con alcuni ragazzi che sono appena stati respinti dalla Francia, però sono in questo momento nel comando della polizia di frontiera, che non possiamo riprendere in nessun modo, ci è stato detto più volte, quindi mi sono fatta però dare questo documento da Abdur, Refus d'entrée, che è uno dei 3-4 fogli che mi ha mostrato, perché pare che lui tenti ogni notte di attraversare il confine tramite le montagne, te le faccio vedere, sono queste, e ogni notte verso le 2 loro tentano di attraversare il confine, ogni notte verso le 4 io me lo ricordo quella montagna, ci vedevamo già mattina. Lo chiamavano il passaggio della morte, sono montagne su cui le persone, pur di attraversare, rischiano la morte, questo è il tema. Chi è quel bambino in mezzo alla strada? Ci sono tante persone, buongiorno. Sono tante persone in vista che provano a passare il confine, ti ripeto, in ogni momento del giorno e della notte. I minori nello specifico devono necessariamente essere accolti dalla Francia, e infatti alcuni li abbiamo visti accompagnati proprio dalla polizia italiana di nuovo verso il confine francese, e non sono più tornati indietro perché erano minori, quindi la polizia italiana li riporta lì per dire: sono arrivati sul vostro territorio, sono minori, ora tocca a voi accoglierli. Però volevo mostrarti la gendarmerie che è sul confine, lì ci sono dei membri delle forze dell'ordine francese. Abbiamo chiesto
Eccoli abbiamo lì. Chiesto alle signore che gestiscono il chioschetto qui se ci fossero anche nei giorni precedenti e mi hanno detto che non c'erano. E, si vede da qui, dall'alto, cambiato anche l'altra frontiera, mi pare, la frontiera bassa. Esatto, si vede la frontiera bassa, perché noi siamo sulla frontiera alta, in Ponte San Luigi, anche lì ci sono dei controlli e c'è anche un uomo delle forze dell'ordine sui binari, te lo faccio vedere perché è arrivato pochissimo tempo fa, con una sediolina, si è seduto e lì è rimasto da un po'. Perché? Perché i migranti spesso provano ad attraversare il confine tramite i binari, le strade principali sono due, o i binari a piedi, o la montagna, la terza opzione è sopra i treni, però ovviamente quella è, allora, quella Ludo, è più facile. Per cui, direi che abbiamo avuto la sensazione che dovevamo avere, cioè una Ventimiglia militarizzata da oggi. Tra l'altro mi è arrivata un'agenzia che dice che Darmanin, il famoso ministro dell'interno francese, ha mandato 500 soldati in più a Ventimiglia, quindi tutto molto militarizzato e quindi siamo nel cuore dell'Europa e vedete che addirittura c'è un poliziotto sui binari per fermare i disgraziati che cercano di passare la frontiera. Questi sono quelli che ci danno le lezioni sui diritti umani, no? Ma non c'è dubbio, infatti il tema c'è tutto. A proposito di questo, forse ha ragione Mancia, la cosa importante è far vedere anche Darmanin, perché mentre Giorgia Meloni era di stamattina, Darmanin ieri usa parole molto dure sul nostro paese, guardate. È evidente che ci saranno delle conseguenze sui rapporti bilaterali e anche nelle relazioni con l'Europa. Ci permettiamo di constatare, poiché tutti lo faranno, che l'Italia aveva il dovere di accogliere queste persone. E si porrà adesso la questione delle conseguenze legali e giuridiche di questa decisione incomprensibile e inaccettabile del governo italiano. Allora, inaccettabile l'atteggiamento del governo italiano. Allora, Mollicone, volevo che lei rispondesse anche alle cose che ha detto il Natalito, cioè anche quelle che ho detto io, perché io, senza entrare nei torti e nelle ragioni, perché credo che ha ragione Mancia, che anche la Francia ha fatto tanti errori e tanti egoismi su questo tema, credo però che in questo momento per noi la Francia fosse un partner cruciale, le lo dico francamente, e lo fosse sia su questo tema, al punto che l'incontro, insomma, sia Meloni che Macron si impegnarono molto per farlo andare bene, e sul fronte energia, che francamente sta molto a cuore agli italiani. Noi sappiamo che la Germania, l'Austria, l'Olanda hanno tutt'altro atteggiamento. Ci serve la Francia, Mollicone? Ma assolutamente, e nessuno nega i buoni rapporti bilaterali che ci sono stati con la Francia e i legami storici culturali che ci legano al popolo francese, che ribadiamo e vogliamo sicuramente confermare. Per questo il presidente Meloni ha in maniera molto spontanea dimostrato un atteggiamento di sorpresa come tutti noi, perché non pensavamo che di fronte a una logica assolutamente di buonsenso e peraltro rispetto a quello che diceva Tocci, in realtà non è come appunto è stato detto, i regolamenti, noi non abbiamo violato nessuna normativa o diritto internazionale. Malta doveva accoglierli prima di noi, la Tunisia è considerata un porto sicuro per i rimpatri, quindi non si capisce perché non lo possa essere per appunto ospitare e accogliere i profughi e i naufraghi, e quindi c'è sicuramente una forzatura. Io vedo due teste che si agitano, Friedman e Nava. Ventimiglia. Scusami, Massimo Nava, perché non ti ho presentato all'inizio. Posso completare però il ragionamento? Sì, sì. Merlino, certo, Merlino, ha ragione, ha ragione. Con cortesia, completi. Posso completare il ragionamento? Assolutamente sì, completi. Su Ventimiglia il vostro servizio ha perfettamente dimostrato la situazione, ma poi se andiamo a vedere i dati e anche le risultanze, c'è una ONG, la Human Rights Watch, ONG indipendente, che denunciò violazioni dei diritti umani proprio sul confine di Ventimiglia. E addirittura nel 2018 la Francia ha schierato la legione straniera per andare a prendere chi prova a superare le frontiere e li rimanda indietro in Italia senza nessuna procedura legale. Quindi non accettiamo lezioni di diritto internazionale da chi poi provoca queste crisi alle proprie frontiere. Detto questo, con grande senso di responsabilità, il presidente Meloni ha proposto, anche in questi minuti, ha proposto di fare un accordo
complessivo, anche perché c'è un altro grande tema che io pongo alla Tocci e agli ospiti in sala, che è quello del fatto che abbiamo dato 6 miliardi alla Turchia per filtrare la rotta dell'est. Quello è stato un errore, perché la Turchia è un altro paese inaffidabile, dobbiamo dircela tutta. È stato un bel errore. Alla Francia e alla Germania, ma infatti... sono stati dati 6 miliardi, ma al Nord Africa, che è diciamo, il punto cruciale che interessa tutta l'Europa, allora, neanche soltanto 500 milioni. Guardi, ho capito. Quindi, molto bene il suo pensiero. C'è un interesse franco-tedesco. E credo che al di là dei distinguo, appunto, ci sia un tema politico. Adesso ne parlo con Alan Friedman e Massimo Nava, nel senso che appunto al di là del tema di quanto vale per noi il rapporto con la Francia, io credo che la Meloni abbia un atteggiamento ben diverso da quello che ha Salvini e ha un problema per cui lei cerca di tenere un profilo alto e di grande affidabilità sul fronte internazionale, esatto. E poi si ritrova a casa sua con un signore, esatto, che ogni giorno, come dire, bussa a destra e lei risponde, però, perché non vuole perdere voti. Quella fa politica la Meloni. Friedman, Nava, e poi arrivo anche ovviamente da Geremicca. Perdonami Fede, ma siamo parecchi. Alan. Buongiorno Mirta, buongiorno a tutti. Io direi che la questione della responsabilità di Salvini è un tema da analizzare dentro Italia. Visto dall'estero, il Presidente del Consiglio prende la responsabilità per il suo governo. Le azioni prese in questi ultimi 15 giorni dal governo Meloni comprendono azioni e dichiarazioni di Salvini, ma anche del nuovo inquilino del Viminale e anche del Palazzo Chigi. Io dico tre cose. Numero uno, non è soltanto una questione francese questo, perché i tedeschi sono anche arrabbiati con l'Italia, anche se non è venuto a galla così in queste ore. È una questione europea. La Meloni in questi ultimi 15-20 giorni è riuscito, subito dopo l'insediamento, a creare artificialmente una crisi o permettere che Salvini creasse artificialmente una crisi. Sappiamo, come ha detto la Tocci e altri, che su 1.000 rifugiati dalle ONG, su 9.000 entrati in Italia, non c'era una crisi e non si sentiva nulla. L'ultima volta che si sentiva delle ONG e di blocco di nave è stato durante il governo giallo-verde fino al PAPIT di agosto 2019. Cioè, quindi è un tema tutto questo... politico, dici tu, nessuna emergenza internazionale. Io dico a Mirta due cose. La prima, che o Meloni è stato naif o incompetente e non ha saputo gestire il suo governo, o sta creando una finta crisi sulle ONG, perché questa è una crisi che, quando gli uomini di Joe Biden preparano il dossier di preparazione sull'incontro, per l'incontro che Biden avrà la settimana, nei prossimi giorni, con Meloni a Bali, scriveranno al presidente Biden i suoi consiglieri. Questo primo ministro italiano di destra estrema ha seguito il manuale di Bannon e Trump, creando un'artificiale crisi. Scusa, mi è andato benissimo ieri l'incontro con Stoltenberg, saranno tutti contenti. I sorrisi sono sempre buoni e nessuno mette in dubbio che Meloni appoggia la guerra. Friedman, contro noi siamo la destra contro... italiana, non la destra estrema. Sì, ma si documenti, noi siamo la destra italiana parlamentare che ha avuto 7 milioni e mezzo di voti, basta definirla destra estrema, lei non fa il suo lavoro, non è deontologico, noi siamo la destra italiana. Se non vi piace essere chiamato la destra estrema, possiamo chiamarlo, non lo so, una destra dura, diciamo, una destra italiana. Allora, destra italiana, io accetto la definizione destra italiana, ma posso finire il mio ragionamento. Ecco, il problema che sta ponendo Alan, a mio parere, è un problema di credibilità internazionale. Ma non dite cose non esatte, però. Posso finire? Facciamo finire Friedman, ma potevo sentire Nava, Mollicone, poi lei risponde, non si preoccupi. Finisco in un minuto. Non facciamo un processo all'intenzione. Visto da lontano, il comportamento del governo Meloni è simile a quello di Trump, ok? E chi si associa con i metodi di Trump di attaccare i migranti e ONG generalmente perde alla fine. Detto questo, il problema che Mirta ha sollevato è quello della credibilità del governo italiano a livello internazionale, sia con l'Europa sia con gli Stati Uniti.
con l'Europa è chiaro che invece di avere in un momento, come ha detto Tocci, di crisi economica, crisi emergenza, guerra di Putin, invece di lavorare più tranquillamente con l'Europa, ha fatto rumore, ha fatto un caso chiaro, italiano. Allora dice il danno questo è molto grande. Diminuito. Io credo che questo è andato contro gli interessi dell'Italia e che la Meloni deve recuperare adesso il prestigio che ha sprecato. Allora, devo arrivare a Massimo Nava, dobbiamo essere tutti un po' più brevi per il semplice fatto che siamo tanti e ci tengo che tutti parliate. Quindi Massimo Nava, grande giornalista, grande inviato a Parigi, conosce la Francia come le sue tasche. Quindi Massimo, come la vedi tu? Ma guarda, se ai giornalisti è lecito indignarsi, io la trovo una polemica francamente miserabile sulla pelle degli immigrati e sulla pelle di questi bambini morti che vediamo nelle bare sul porto. Questo secondo me va detto perché si dimenticano troppe cose. Dico una polemica miserabile perché è talmente evidente che sia in Francia sia in Italia le ragioni di politica interna strumentali stanno prevalendo in una narrazione che non corrisponde per niente alla realtà. È chiaro che la Francia, la Macron ha perso la maggioranza, la destra estrema, perché quella francese, consentitemi, è ancora estrema. No, perché diciamolo, scusa Massimo, che ieri la grande amica della destra italiana, anche di Salvini, Marine Le Pen, ha tuonato contro la nave che arrivava a Tolone. La Francia ha dovuto dare, come dire, un segnale per far vedere che insomma non si lascia tra virgolette invadere. Ma quello che a me preme raccontare o dire in poche parole, scusatemi, vedo di essere breve, è che si dimenticano in questo dibattito sempre le dimensioni reali del problema rispetto all'emozione di uno sbarco o di più sbarchi. Allora, a parte le cifre su quanto accolgono i paesi europei, penso ai 1,5 milioni di siriani accolti dalla Germania praticamente in una notte, penso a quanto accoglie comunque la Francia, a quanto accolgono i paesi del nord, perché gli immigrati che sbarcano in Italia si sa che molti raggiungono i paesi del nord. Ma soprattutto, consentimi, Francia e Italia si dimenticano che la tragedia della Libia e il dramma della Libia è stato creato dalla Francia e dall'Italia. Vecchio pallino di Berlusconi, caro Nava, sostiene che se lui avesse avuto ragione, eravamo amici di Gheddafi, tutto ciò non sarebbe accaduto. Ma come si fa a parlare di Tunisia come porto sicuro quando la Tunisia è un paese di 10 milioni di abitanti, destabilizzato, impoverito, dove si sono trasferiti 1 milione di libici? Allora, fermati un momento, scusa Massimo. Conto di quali sono le dimensioni dell'emigrazione nei paesi prima accoglienza? Perdonatemi Massimo, ti chiedo di fermarti un istante perché devo sentire anche Federico Geremica, devo far rispondere Mollicone. Miserabile, lasciamelo dire. A cui state ponendo queste questioni, però voglio sentire un secondo passaggio, Giorgia Meloni, che mi sembra importante dalla conferenza stampa. Sentite. Nelle relazioni accade che, voglio dire, non ci si comprenda, poi si parla, insomma. No. Credo che oggi il problema sia capire, ripeto, come l'Europa intende affrontare questa materia. L'Europa potrebbe anche decidere di affrontare questa materia isolando l'Italia, ma io credo che sarebbe meglio isolare gli scafisti. Allora, mi pare che da Meloni sposti un po' la questione, dica, beh, ci devo tornare a Bruxelles, perché vedo che con la Francia c'è stato un qui pro quo. Io credo che sia una... Tieni conto anche che gli scafisti e la situazione libica e nel Nord Africa è anche manovrata da milizie russe, da servizi segreti, da tutta una serie di... È tutto collegato, ci spiega Nava, a proposito della difficoltà geopolitica in cui siamo immersi. Però, scusami Federico, con te vorrei tornare un po' alla politica italiana, perché io trovo che sia interessante. Oggi Stefano Folli, che non credo sia un fan del governo Meloni, dice una cosa, dice, beh, non vorrei essere a posto, è una difficoltà immane quella di dover governare con un profilo alto e anche ragionevole a livello europeo, cercando di avere credibilità con un alleato che tutti i giorni ti costringe a fare delle fughe in avanti, perché insomma abbiamo ieri tra le tante cose fatte, poi parliamo poco dell'economia oggi perché siamo molto oltre gli sbarchi, hanno pure aumentato i contanti a 5.000, ricordo che Salvini era partito da 10.000, quindi la Meloni ha dovuto pure mediare per riuscire a fare una cosa che fosse più decente. Allora, questo forse
forse il grande tema di Giorgia Meloni, perché lei stamattina ha avuto un tono molto responsabile, secondo me, in conferenza stampa. Cioè, non certo come Salvini, infatti, che ancora ha fatto l'ennesimo post dicendo in Francia sono nervosi. Guarda, quando si bloccano le navi, calano anche... Vabbè, no, questo è un altro. Lui, il tema questo qui è un mantra. No, io volevo... Ecco, questo. Inspiegabile nervosismo di alcuni politici francesi a fronte dell'arrivo di un altro immigrati via nave in Italia, Lisbona. Cioè, a protestare dovrebbe essere l'Italia. Insomma, continuiamo a litigare. Ma, insomma, il problema Salvini, francamente, non è un problema né tuo né mio, è un problema del Presidente del Consiglio che deve, come dire... E però pareva di mezzo l'Italia, perché se poi... No, però voglio dire, cioè, sarebbe grave se riparte il meccanismo, tu te lo ricorderai, che partì, ma non credo perché le personalità sono diverse, che partì col governo giallo-verde, dove c'era questo neo-premier avvocato fino a una settimana prima, completamente in balia dei due vice-premier. Tieni presente che quel governo segna in qualche modo un precedente, come dire... Almeno uno dei due vicepremier è noto in Francia per essere andato lì, diciamo, a sostenere la lotta dei gilet gialli. Quindi, insomma, ma no, è sanno, un'altra grande crisi diplomatica. Sanno che è un paese dal quale... Viene ritirato l'ambasciatore all'epoca. Sì. Sanno che è un paese dal quale ci si può aspettare anche una cosa così. Però è del tutto evidente che c'è qualcosa che non torna in questa storia. Perché se noi stiamo, come lodevolmente si cerca di fare, al merito della questione, il merito della questione... non giustifica nessuno dei due comportamenti, né quello italiano né quello francese. Onestamente, i francesi, che ci definiscono inumani e poi schierano ancora più soldati al confine e soprattutto fanno pagare il prezzo di questo scontro a 3.500 cristiani, scusa, cristiani, proprio l'espressione sbagliata, persone che finalmente avevano acquisito, chissà dopo quanti anni, il diritto a cambiare paese, diciamo, questa cosa si interrompe. Che cosa non torna? Il ruolo di Salvini, ma Salvini è forte al punto da condizionare fino a questo punto la Meloni? Io onestamente non credo. È possibile che Macron, diciamo, sulla luce della nota della Presidenza del Consiglio e dei commenti che l'hanno accompagnato, abbiano pensato questa si vuole fare bella, diciamo, a spese mie. Macron ha problemi identici e speculari a quella che ha la Meloni in Italia, non a caso. Cioè, Le Pen e Zemmour, che hanno si potrebbe entrambi, persino ieri. Uno malizioso ipotizza persino che, diciamo, la mossa della Meloni è un grande assist per come si è conclusa alla Le Pen e a Zemmour, no? Perché, come dire, dà argomenti alla destra per attaccare il governo francese. Però farei all'Italia l'assist più che alla Le Pen e Zemmour. Ma guarda, questo poi lo si capirà. Io credo che però adesso, diciamo, tutte questo florileggio di emergenze improvvise, dai rave al contante, e poi stia finalmente cedendo il passo, diciamo, alle cose che erano state promesse in campagna elettorale. Ieri abbiamo stanziato, cioè, 9.000 miliardi per il decreto bollette, 9 miliardi, pardon. Salvini ne chiedeva 30. 9.000 sono 9. Salvini ne chiedeva 30. Può essere questo uno dei motivi di tensione all'interno della maggioranza? Perché io ne vedo, come dire, proliferare anche sulle trivelle. Non sarà semplicissimo convincere uno come governatore Zaia a prendersi le trivelle nell'Adriatico. Purtroppo sul super bonus si è aperto un conflitto con Forza Italia, quindi, insomma, considerato che io considero questa discussione del tutto artificiosa, non c'è nulla nel merito che giustifichi quanto sta accadendo, inviterei a ragionare se questa vicenda segnala, come dire, una spinta in direzione dell'interesse nazionale, esatto, che è stato, è la grande, diciamo, domanda, onestamente, la grande Monicone, bandiera, oppure, al di là delle oppure singole... dell'interesse di un partito io politico. Io sono d'accordo, insomma, con Federico, al di là delle singole critiche, il tema è il nostro interesse, esatto, nazionale, perché siamo tutti italiani, abbiamo tutti la necessità, il desiderio che l'Italia abbia una autorevolezza internazionale e porti a casa i risultati. Le leggo per esempio quello che ha detto la ministra Laurence Boone, che è la ministra degli affari europei a Parigi: con l'Italia si è rotta la fiducia, l'Italia si era impegnata nel meccanismo di solidarietà dell'Unione Europea, i trattati si applicano al di là della vita di un governo, altrimenti se dovessimo cambiare ogni volta le regole sarebbe insostenibile. Il governo italiano attuale non ha rispettato il meccanismo per il quale si era impegnata e si è rotta così la fiducia. Cioè, mi verrebbe da dire che certamente, come dire, Salvini
invita la rottura, però quando poi si rompono le cose, i cocci rimangono a Giorgia Meloni, le deve gestire, e le deve gestire anche a livello molto alto. Sento Mollicone, sì, Alan, lo vedo, ma devo ancora risentire anche Mancia. Natalì, insomma, dobbiamo avere un po' di pazienza stamattina. Mollicone, prego. Sì, io penso che l'atteggiamento della Francia sia un atteggiamento legittimo e rispettabile dal loro punto di vista, dal punto di vista del loro interesse nazionale, appunto. L'Italia deve fare il proprio interesse nazionale in un'ottica europea ed è paradossale che dobbiamo essere noi a ricordarlo e a ricordare anche che per fare questo bisogna semplicemente, banalmente, controllare il mare intorno ai confini europei. Il problema è che la Francia e la Germania sono più interessati alla rotta dell'est e ai spostamenti secondari, tant'è vero che l'accordo europeo riguarda principalmente gli spostamenti secondari, che sono quelli appunto che riguardano Francia e Germania. Noi abbiamo rispettato il diritto internazionale, rispettato i diritti umani perché abbiamo accolto in Africa i fragili e tutto il resto. Non si capisce per quale ragione l'arrivo per la prima volta di una nave in un porto francese abbia creato una crisi diplomatica. Ci fa pensare male, ma siamo assolutamente ottimisti che questa crisi tra Italia e Francia si possa ricomporre. Lo escludo. Abbiamo rispettato tutte le prassi e il diritto, anche perché ci dovrebbe spiegare, insomma, chi parla di polemica miserabile, ci dovrebbe spiegare per quale ragione, ad esempio, i comandanti delle navi che battono bandiera francese o tedesca o in varie di altre nazioni possono addirittura sposare sulla nave, ma non possono, perdonami Merlino, non possono accettare direttamente sulla nave la richiesta di asilo. È un modulo. Perché non lo possono fare? Modulo. Perché quella richiedente asilo sarebbe richiedente asilo in Germania, in Francia e in una nazione direttamente europea. Allora, in questo caso c'è un piccolo problema in più però che voglio citare, che le tre navi di cui abbiamo parlato, compresa Ocean Viking, non avevano bandiera francese, quindi la Francia dice io me li prendo, però insomma se il problema è le bandiere, che bandiera batte la nave, stiamo parlando di Norvegia, di Germania, quindi è un po' paradossale che poi paghiamo noi il conto, questa è stata un po' la risposta francese. Comunque, infatti ho citato la Germania. Sì, no, ma infatti, detto questo, appunto, l'Italia dice non la posso pagare neanch'io e quindi perciò ci vuole un'Europa che abbia delle regole sane e sensate, che quindi noi, secondo me, facciamo scendere le persone nel porto più vicino, perché siamo gente per bene, se ci sono dei bambini a bordo che muoiono di ipotermia, a me farebbe molto piacere che scendessero il prima possibile, e dall'altra parte però queste persone possono poi muoversi per il resto dell'Europa come giusto che sia, ma con delle regole, non scappando dai buchi come abbiamo visto orribilmente, come i topi. Per esempio accettare la richiesta d'asilo a bordo delle navi mi sembra una cosa di buonsenso, cioè perché no effettivamente? Si limiterebbe il problema degli spostamenti infra Unione Europea, ma no? Bisogna rivedere il regolamento di Dublino, cioè il punto di fondo è questo. Allora, mettiamo da parte la morale male Italia-Francia, mettiamo da parte il discorso dinamiche di politica interna male Italia-Francia. Qua c'è un tema, no? Quando parliamo dell'Europa, non c'è qualcosa che si chiama Europa, l'Europa siamo tutti noi, no? Quindi è un negoziato. In un negoziato uno deve capire quelle che sono le carte che ha da giocarsi, no? Che cosa ci conviene fare. Quindi banalmente il punto è questo, su un tema come la migrazione purtroppo di carte noi ne abbiamo poche e quindi dobbiamo saper giocare questo gioco e non ci siamo fatti grandi favori, ce ne siamo fatti ancor meno visto che tutti questi dossier sono intrecciati tra loro e che quindi se perdi credibilità su un tema come la migrazione di certo non ti aiuti in un negoziato come la revisione del patto di stabilità, come il tetto al prezzo del gas, cioè tutto questo è intrecciato, cioè l'Europa è l'insieme di un negoziato fatto di forze e debolezze di tutti gli stati membri e le istituzioni europee. Questo è un grande tema, secondo me. Cioè, il tema di Draghi, non è un tema di giudizio. Pragmatismo. Il consiglio di Draghi alla Meloni in una delle sue ultime conferenze stampa. Se io devo scegliere gli alleati in Europa, me li cercherei forti, di quelli che possono aiutare il paese.
Però, i primi... Guardate quel foglio. Parlando di alleati, il generale Patton... Quelli che non hanno firmato. Il generale Patton, che era il capo delle forze di liberazione statunitensi in Europa, diceva: io preferisco avere una divisione della Wehrmacht davanti a me che un battaglione francese dietro di me che mi protegge le spalle. Cioè, i francesi sono noti, diciamo, anche in Europa, per non essere proprio i partner più affidabili del pianeta. Assolutamente. Rispetto. Allora, no, stavo chiedendo una cosa agli autori, ma non ci siamo capiti. Eccoli qua. Allora, questo praticamente è quelli che non hanno firmato l'accordo volontario tra i 21 paesi europei per la ricollocazione dei migranti, non è stato, cioè, hanno firmato molti paesi, naturalmente, come immaginerete, non hanno firmato Austria, Ungheria, Croazia, Danimarca, Polonia, cioè il tema delle alleanze, questo lo dico anche a Mollicone, non è un tema che a noi ci sta antipatico Orban perché fa cose un po' bruttine, tipo far sentire il battito del cuore di un feto, una donna che vuole abortire, però quello non, diciamo, ci aiuta in nessun dipende modo dai punti di vista, che proprio non ci aiuta essere amici di Orban. Cioè, la cosa che noi vogliamo dire stamattina con grande chiarezza, parlo a nome mio e a nome di Nathalie, è che non esiste una pregiudiziale su come si comporta Giorgia Meloni, tutt'altro, facciamo il tifo per il nostro governo perché siamo italiani, ma pensiamo che il nostro governo deve fare le scelte più giuste. Ma infatti Giorgia Meloni, infatti il presidente Meloni ha ribadito nella bilaterale col premier inglese Sunak e con Al-Sisi e con il cancelliere tedesco la necessità della difesa dei confini europei, quindi non in un'ottica di egoismo nazionale, ma in un'ottica europea. L'Italia sta proponendo alla Germania, a tutti i paesi europei, compresa la Francia, mettiamoci intorno a un tavolo e stabiliamo un accordo europeo per difendere i confini europei e dividere in maniera equamine l'arrivo dei migranti, anche programmando, perché l'Italia i migranti li vuole, ma li vuole programmati come prevede il buon senso. Certo. Per fare questo bisognerà aprire prima o poi dei canali legali, perché noi parliamo sempre di clandestini, ma se non ci sono canali legali mi chiedo come si fa a non essere clandestino, questo tra le tante grandi domande che mi faccio in questi giorni. A proposito, la Meloni sta incontrando in questo momento a Palazzo Chigi il presidente del PPE Manfred Weber, a proposito di quanto tutti i rapporti sono intrecciati, ogni relazione pesa sull'altra. Allora, non mi direi che mo pure Weber avrà il dossier contro Giorgia Meloni perché ha litigato con la Francia. Beh, non mi sembra che diamine, tanto isolata, devo correre. Aspetta, poi me lo dici, corro in pubblicità. Stiamo già facendo l'accordo con la Germania. Mondo italiano. Alessio D'Amato non è del Terzo Polo, è del PD, e viene da una storia molto diversa dalla mia, dalla sinistra, diciamo, sinistra. E tuttavia, come nel caso della Moratti in Lombardia, io penso che le persone si valutano per le cose che fanno, non per i posizionamenti o le etichette. E credo che siano entrambi stati dei bravi assessori alla sanità, in particolare sulla vaccinazione. Se vogliono fare le primarie, le facciano. Io credo che sarebbe meglio darsi una mossa. Allora, eccoci qua, vedo collegato con noi Alessio D'Amato. Alessio D'Amato, io l'ho conosciuto nei mesi drammatici del Covid e ho apprezzato sinceramente il suo impegno, è stato definito Mister Vaccino e oggi lo ritroviamo, diciamo, in una situazione particolare. D'Amato, perché lei, io mo le parlo col cornetto in mano, ma mi sembra che lei è l'unico che è riuscito a mettere insieme PD e il Terzo Polo, sono miracoli questi, miracoli. Sì, e vogliamo ancora, diciamo, ampliare anche alla parte rosso-verde, alla parte di più Europa, insomma, mettere assieme una coalizione che possa vincere nel Lazio. Ah, bene, lei è fiducioso, insomma, perché è un po' litigioso, cioè io mi verrebbe sì, da dire che se... Fiducioso. Sono mi verrebbe fiducioso da dire, no, perché poi lei è del PD, come ha ricordato Calenda, anzi è del PC, quindi tanta roba, ancora ci sono gli ex comunisti in giro. Però la verità è che se la Meloni rischia l'isolamento internazionale, mi verrebbe da dire che il PD già ha rischiato l'isolamento nazionale, insomma sta messo complicato il PD, o no? Sono fiducioso perché avendo affrontato la più grande emergenza sanitaria della storia della nostra regione, del nostro paese,
possiamo, diciamo, continuare anche con questo metodo e possiamo affrontare tante altre cose. Ecco perché sono fiducioso e peraltro rivendico la mia storia, la mia cultura. Ringrazio ovviamente il PD che si è unito sul mio nome, ringrazio Calenda, ma dobbiamo ulteriormente ampliare, faccio un appello anche a Sinistra Italiana, a Verdi, a Più Europa, per fare una grande coalizione che possa tornare a vincere. Hai capito, Geremicca, c'è ancora uno di sinistra che vuole vincere addirittura. Sì, sono cose strane, frasi che non si pronunciano più. No, però lo dicevamo nella pausa pubblicitaria, no? Invece sembra che stiano predisponendo le pedine in maniera tale da perdere sia il Lazio che la Lombardia. Ma come, ha detto che vuole vincere? Sì, no, al di là delle volontà personali. Dico, la legge elettorale, come è noto, non è quella dei sindaci, non c'è un doppio turno. Se si va divisi al voto, viene eletto il candidato che ha preso il maggior numero di voti. Perché non ci credi che voti. Lui ha fatto questo miracolo e li ha uniti? No, io ci credo, ma vedo che non cita i 5 Stelle, quindi immagino che nel Lazio certo, ipotizzino che i 5 sono Stelle sono incompatibili con Calenda e Renzi. Lo stesso in Lombardia. Lo stesso in Lombardia. Beh, ma i 5 Stelle, se mi permette, Geremicca, prego. Non è che non li cito i 5 Stelle, è che i 5 Stelle si sono messi fuori per le dichiarazioni che ha fatto il loro presidente. Sì, mi permetta di ricordare che noi nel Lazio abbiamo vinto il centro-sinistra l'ultima volta e i 5 Stelle erano avversari elettorali ovviamente sono entrati nelle dopo. Ultime elezioni regionali, sì, per cui era un'era non è mai stato sottoposto a un vaglio elettorale il cosiddetto campo largo. Ecco perché io sono fiducioso che il centro-sinistra può tornare a vincere nel Lazio. Guardi, io fino a 2 mesi fa le avrei detto che il fatto che lei è fiducioso mi rincuorava. Adesso devo dire la verità, dopo i pasticci combinati nelle mancate alleanze elettorali per le politiche, il fatto che dal centrosinistra si dicono fiduciosi a me non rassicura tanto. In Lombardia c'è la stessa dinamica, mi sembra, no? D'Amato, cioè terzo polo. Beh, peggio in Lombardia. Sì, però la dinamica ai fini elettorali è che, diciamo, quello che un tempo Letta ci proponeva come campo largo, anche lì andrà diviso. Mi si è ristretto il campo largo. Se la destra riesce a trovare regioni, un candidato unitario, perché non dovrebbe vincere in Lombardia? Diciamo, perché ci sarà chi vota la Moratti, chi vota il candidato dei 5 Stelle e chi probabilmente voterà un candidato del PD con non so chi, Cottarelli. E mi sembra segnata in partenza, no? Però chiedo l'opinione di... No, Cottarelli si è defilato, trolle. No, in partenza non è segnato niente. Qui si combatte, Geremicca, non è segnato nulla. Poi il pane si fa con la farina che uno ha a disposizione. I 5 Stelle si sono chiamati fuori avendo messo delle asticelle impossibili. L'inceneritore, da non voglio l'inceneritore. E il popolo di centrosinistra deve vincere, ma sa perché? Perché abbiamo governato bene e i cittadini, al di là delle sigle e delle varie alchimie, devono poi giudicare come si è governato e come si è operato. E se nel Lazio si è operato bene nel fronteggiare la pandemia, i cittadini devono giudicare su questo. Ma li ha visti i risultati delle politiche nel Lazio a settembre? O ma lui pensa sono il fatto che deve essere... Sì, sì, li ho visti. Beh, li ho visti. Il popolo del centrosinistra esisteva pure il 25 li ho visti settembre. E ripeto, così bene, il voto forse... politico è, ovviamente ha dato un suo esito, ma il voto amministrativo è tutta un'altra cosa, il voto regionale è tutta un'altra cosa. Nella regione il centrodestra è maggioranza, fuori da Roma, fuori dal centro di Roma, probabilmente perderebbe anche con i 5 Stelle. Io volevo insieme, fare però una domanda, D'Amato, ma non le pare che dopo, diciamo, la vicenda nazionale, queste due vicende regionali, come dire, indicano una necessità? Cioè che il PD posso fare un'obiezione scelta, io, non per difendere D'Amato che per troppo. No, ma io gli volevo fare una domanda, non lo volevo fare. No, ma secondo me l'obiezione è un'altra, però, è che mentre lì il PD si divide pur potendosi unire, qui è una decisione dei 5 Stelle, sta dicendo D'Amato. Quindi non è che io posso, cambio la testa ai 5 Stelle. Tutto nasce dalla necessità di fare una scelta. Io credo che non sia più rinviabile la scelta se con il terzo polo o se con i 5 Stelle, perché terzo polo questo e 5 è un Stelle bel assieme, questa è una scelta nazionale, assieme non andranno mai. Quindi io credo che il PD in questa fase di riflessione e rigenerazione dovrebbe partire da un punto. Lo so, il problema da qual è, però, che il PD farà un congresso a marzo, credo, nel frattempo D'Amato se ma non fa campagna i sondaggi dicono, i sondaggi dicono che la questione si risolve da sola. Se fanno il congresso a marzo arriveranno a marzo ad avere il 12%.
perché i sondaggi già li danno al 16 ma oggi. Infatti io non lo so come la pensa D'Amato, dovrebbe anticiparlo sto congresso. Che dice D'Amato? Tempi un po' lunghi, biblici. Questo dipende, prima si fa e meglio è dal mio punto di vista, però noi nel frattempo abbiamo una tornata elettorale, ci dobbiamo presentare ai nostri elettori. Il Lazio è la seconda regione italiana per popolazione, grande quanto la Danimarca, e ripeto, noi dobbiamo presentarci con le cose che abbiamo fatto e con ciò che vogliamo fare, per cui non dà per persa la partita, e il centrosinistra è competitivo e può vincere, io su questo sono molto convinto. Allora, noi stiamo vedendo ovviamente sondaggi nazionali, diciamo che se uno vede la politica nazionale, effettivamente la situazione di... Dopodiché D'Amato sta dicendo poi della scommessa sua, ci mancherebbe, sta dicendo, io penso che il buon governo conti le regioni. Iniziasse una campagna elettorale dicendo no, voglio perdere, è giusto che combatta. Beh, io però... ne ho visti un po' che... Sì, vabbè, magari non lo dicono esplicitamente. Insomma, degli atteggiamenti un po' così purtroppo li ho visti. È anche vero che i numeri sono più duri delle volontà. Allora, vedo che è arrivato anche Maurizio Molinari, devo arrivare da lui perché appunto dobbiamo tornare un attimo alla questione Italia-Francia perché credo che sia ancora il tema principale. Ringrazio Alessio D'Amato, gli auguro buon lavoro, ringrazio tutti voi che siete stati preziosi stamattina per me. Pubblicità. Allora, eccoci qua, 12.03, Maurizio Molinari è già collegato con noi, è rimasta in studio con me Natali Tocci, vedo però Adriana Bellini per le ultime notizie, noi torniamo subito sulla Francia, naturalmente con Maurizio, abbiamo il collegamento a Ventimiglia, abbiamo una riflessione sui rapporti Italia-Francia che sono stati tesi ultimamente, però subito gli aggiornamenti, prego. Adriana. Sì, certo, buongiorno Mirta, naturalmente questa sarà anche l'apertura del nostro telegiornale con questo scontro veramente frontale tra i due paesi, con Giorgia Meloni, lo avete detto, che si dice stupita da questa aggressività di Parigi, e Parigi che parla della rottura del patto di fiducia con Roma. Questo mentre proprio in questo momento stanno sbarcando a Tolone i migranti dell'Ocean Viking, e un richiamo, un ritorno alla normalità lo fa il commissario economico europeo Gentiloni, dice bisogna ritornare a rapporti normali al più presto, questo lo fa dando le previsioni dell'Unione Europea economiche per il prossimo autunno che sono molto severe, dice viviamo un periodo molto difficile, i peggiori giorni devono ancora venire, l'incertezza è eccezionalmente elevata, occorre rimanere uniti. Poi torneremo anche sul decreto aiuti che è stato varato ieri dal governo cercando di sviscerare un po' quello che sono tutte le misure che sono state prese dall'esecutivo per venire incontro ai cittadini in merito al caro bollette. Mirta. Sì. Allora, Maurizio, per aprire la riflessione sulla Francia, che noi abbiamo già iniziato, diciamo, la prima parte della puntata, ti faccio vedere una scheda che abbiamo fatto, nel senso che abbiamo provato a mettere insieme un po' le ultime fasi altalenanti, devo dire, dei rapporti tra Italia e Francia, che invece dovrebbero essere, secondo me, forti e stabili, perché è veramente dovrebbe essere il gran punto di forza, diciamo, per noi, il nostro rapporto con la Francia. Guardate. È evidente che ci saranno delle conseguenze sui rapporti bilaterali. E dire che quello con il presidente francese Macron è stato il primo faccia a faccia ufficiale della premier Giorgia Meloni. Monsieur le président, c'est allé comment avec Meloni? Un incontro fortemente voluto dalla presidente per sgombrare il campo da incomprensioni e pregiudizi. Negli ultimi giorni sono stati in parecchi, anche fuori dai nostri confini nazionali, a dire di voler vigilare sul nuovo governo. Direi che possono spendere meglio il loro tempo. 15 giorni e 3 ONG bloccate davanti alle coste italiane dopo, i rapporti tra i due paesi sono precipitati rovinosamente, tanto da portare la Francia a richiamare il suo ambasciatore a Roma. Non prendiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Un braccio di ferro che compromette le relazioni tra i due paesi, faticosamente ricucite dopo anni altalenanti. Cosa avete detto a Berlusconi? Si impegnerà a fare nuove riforme in Italia? In Italia.
Era il 23 ottobre 2011 e quello sguardo d'intesa divertito tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy fece il giro del mondo. Bisognerà attendere le elezioni di Emmanuel Macron all'Eliseo, mentre in Italia a Palazzo Chigi sedeva Paolo Gentiloni per rinsaldare il patto d'amicizia tra i due paesi, salvo poi vederlo infranto, ancora, con il governo giallo-verde. Vediamo avanzare i populismi come una lepra in tutta Europa. E sono andata a conoscere anche i gilet gialli in Francia. Lei sa maestà! La tregua raggiunta dal secondo governo Conte si è trasformata in leale collaborazione con l'arrivo di Mario Draghi. Definiamo cos'è l'amicizia tra di noi, perché lui, perché sono io. La stima reciproca tra i due ha portato, meno di un anno fa, alla firma del Trattato del Quirinale, che ha rafforzato la cooperazione tra i due paesi, fino ad oggi. Allora Moritz, il tema è proprio questo, a parte che appunto Repubblica è stata forse la prima a dire quanta retazione c'era a Parigi, perché onestamente all'inizio ci sembrava che la cosa fosse stata risolta di comune accordo, invece i francesi tengono molto, sia pubblicamente che privatamente, perché avevo tre o quattro fonti diciamo alte, a dire non ci ha chiesto nessuno di prendere la nave, hanno dato per una cosa decisa e fatta una cosa che non ci siamo rimessi con le spalle al muro, e questo non si fa, specie con un paese, dicono i francesi, che onestamente da Draghi in poi ha collaborato sia sui grandi accordi della ricollocazione e del ricollocamento durante il semestre di presidenza francese, e sia aveva accettato di prendere queste 3.500 persone che peraltro ha rispedito al mittente dopo che ha preso l'Ocean Viking. Quindi abbiamo fatto il rapporto 234 contro 3.500, anche lì non è stato un affarone. Però è anche vero che l'Italia dice: ma che dobbiamo sempre pigliarceli noi? Com'è possibile? Siamo l'unico porto che si deve aprire? Maurizio. Io credo che si sovrappongono due questioni. Diciamo, nel micro i rapporti fra Meloni e Macron, e nel macro la scelta italiana di riaprire il tema dell'immigrazione in Europa. Il micro è stato il trigger, il grilletto, quello che ha generato la crisi. Come noi sappiamo, Macron si è precipitato a Roma il giorno stesso dell'insediamento, anzi prima, della Meloni, per tendere la mano, gettare le basi di una collaborazione forte per rilanciare la coesione europea che c'era stata con Draghi, e anche quando si è verificata la vicenda del blocco delle navi, Parigi aveva promesso collaborazione a Roma, proprio in questa cornice. E cosa è successo? Che Roma ha scambiato questa promessa di collaborazione per l'impegno a prendersi l'Ocean Viking. Quando Parigi ha visto il comunicato col quale Roma ringraziava addirittura Parigi per prendersi l'Ocean Viking, quando Parigi non aveva mai detto che avrebbe preso quella nave, naturalmente ha detto: qui c'è un cortocircuito, perché noi promettiamo collaborazione e loro già ci assegnano una decisione che non abbiamo mai preso, e lì c'è stato un cortocircuito molto serio, personale prima che politico, fra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Tutto questo avviene in una cornice dove il governo italiano arriva, si insedia e per prima cosa riapre la questione dell'immigrazione. Una questione complessa per il motivo molto semplice che Sofia 3 non si è potuto fare perché gli hotspot in Nord Africa non si sono potuti fare per via dell'opposizione dei paesi nordafricani. E da quel momento, durante il governo Draghi, si è fatto un accordo sul ridislocamento in Europa dei migranti, che naturalmente è un accordo molto debole, molto vulnerabile, ma al momento non c'è un'altra strada consensuale sulla quale procedere. Allora, riproporre la questione dell'immigrazione significa quindi riproporre le divisioni in Europa. Allora, voglio dirvi una cosa, perché mentre noi stiamo qui parlando tra di noi, sia Mattarella che Prodi parlano in sedi diverse, in maniera, diciamo, però secondo me abbastanza simile. Mattarella a Maastricht, in Olanda, in un posto fortemente simbolico, dice questa frase: le intese tra gli stati rispettino i diritti umani. E non so bene a chi è il monito, fatto sta che il monito c'è e può servire a tutti, che bisogna giustamente, è nata lì prima, diciamo, sull'umanità, male male, diciamo, tra virgolette. E dall'altra parte Romano Prodi, che parla invece a un convegno della CGIL, dice: nell'equilibrio Francia-Germania l'Italia ha sempre svolto un ruolo serio di arbitro, quindi ci ricorda un problema un po' più grande.
E la tensione negli ultimi giorni fra Francia e Italia in fondo entra in questo momento di mancanza di leadership combinata. La tensione tra Francia e Germania di ritorno a un'ancora maggiore attenzione alla politica interna rispetto alla politica estera. Tutte cose molto pericolose. E beh, questa è una riflessione non da poco. Cioè, come noi abbiamo problemi a casa nostra, a Macron li girano forse, anche perché mentre lui cerca di capire che cosa sta accadendo, arrivano le bordate di Le Pen e Zemmour, il suo versante destro. In tutto questo vi faccio vedere che c'era a Ventimiglia, sempre per darci un po' il senso, no Maurizio? Perché poi la Francia su questa cosa spiega che è stata messa con le spalle al muro, che l'Italia si è comportata male, poi noi abbiamo visto tante scene a Ventimiglia, francamente non belle. Vediamo Ludovica chi ha trovato. Ludovica, con chi sei, Ludo? Stavo parlando, Mirta, con King Si, che viene dalla Nigeria, che è qui a Ventimiglia da tre giorni, non vuole essere inquadrato in viso, mi sembra di capire, però mi stava raccontando, perché parla abbastanza bene italiano, di quello che è successo a lui questa notte. Era sul treno, eri sul treno per andare in Francia, e cosa è successo? Ti ha fermato la polizia francese, poi? Si arrivano le polizie di Francia, come le cose vanno, è così. C'è tanti italiani, le polizie italiane là a Ventimiglia. La polizia italiana, tu mi dicevi, avvisa la polizia francese. È pieno di polizia di italiani a Ventimiglia, che ti guardano tutto, le cose che succede, che ti danno informazione a polizia di Francia. E la polizia francese cosa ti ha detto, cosa ha fatto? E loro ti entrano nel treno quando è arrivato a Meto. E loro ti continuano a buttare tutto neri, tutta la gente continua a buttare giù. Buttano giù le persone di colore dai treni? I treni continuano a buttare giù con forza, con tutto le rimare. Se tu... Con forza che significa, King? Tipo ti prendi tu in magliette, anche in capelli, butto giù. Allora hanno fatto a te? Sì, ho passato qualcosa così. Cosa ti hanno fatto? Fammi spiegare. Hai preso i miei capelli, hai buttato me giù in treno e io ho detto no, io ho le mie cose. Loro non hanno rifiutato anche di prendere le mie valigie. E io ho detto io ho valigie, no. Cioè tu ora non è più le tue valigie, non è più le tue cose. Per forza io ho entrato in treno in dread-thru per prendere le mie valigie, è per forza. Ora ce li hai, hai qualcosa di tuo o sei rimasto con nulla? Sì, ma ho perso qualcosa in mano di loro anche. Okay. Ora che farai? Riproverai a passare il confine o hai soldi per tornare a Vicenza? Dove mi spiegavi? Io non ce l'ho niente con me, io serve aiuto per tornare a casa se è possibile anche. Cioè il tema, Mirta, quello che mi spiegava prima Kinsey è che anche volendo tornare nella città dove lui ha vissuto negli ultimi 6 anni, a Vicenza, fino a quando è rimasto, finché aveva il permesso di soggiorno, che poi è scaduto, non lo riesce lui a ora fare. Non ha neanche i soldi per tornare lì, quindi di fatto è bloccato. Sastro, qui in uno stallo a tutti gli effetti. Allora scusa, fermiamoci un attimo. Poi volevo anche dirti come informazione che hanno bloccato anche la mamma con il minore che abbiamo visto prima all'inizio puntata, hanno bloccato la mamma anche e quel lei. Bambino, a proposito, come si qui non vuole, non vuole farsi inquadrare. Tu hai detto che si chiamano flussi, si chiamano Joelle, secondari. Sì, movimenti secondari. Movimenti secondari, ecco, perché poi appunto dentro queste parole, no, movimenti secondari, cariche residuali e via discorrendo, purtroppo c'è la vita delle persone, c'è quella donna con quella bimba che francamente, insomma, ci vuole un bel coraggio. Cioè io capisco benissimo che l'immigrazione clandestina è un problema, che non possiamo far entrare tutti, mi rendo conto, però insomma il tema di restare umani, purtroppo quando vedo queste scene mi torna in mente con prepotenza, vi devo dire la verità. Nathalie. Sì, no, esatto, mi volevo riallacciare anche alle riflessioni che faceva Maurizio su Italia-Francia e il micro e il macro, no? Perché da un lato sul micro diciamoci le cose come stanno, sappiamo bene che questo è un governo che viene di certo non con, come dire, un credito per quello che riguarda, no, lo standing, la reputazione, quindi era tutto da conquistare e oggettivamente Giorgia Meloni stava tentando, diciamo, no? E sta tentando di intraprendere questo cammino. Questo chiaramente è un enorme passo indietro da questo punto di vista. Da un punto di vista invece macro, strutturale,
e vediamo appunto rapporti Italia-Francia, sono sempre stati rapporti che su alcuni dossier ci sono delle divergenze strutturali che possono essere quelli della migrazione così come della sicurezza, basta pensare alla Libia, e ci sono altri dossier come quello economico che in questo momento ha questa diciamo sfaccettatura energetica dove c'è una reale convergenza. Allora questo è un momento in cui, ripeto, quello che si diceva prima è, sono i secondi temi che contano di più concretamente per l'Italia, non i primi, perché non siamo in una crisi migratoria, ricordiamocelo, no? Non facciamo altro che parlare di migrazione semplicemente perché è stata inventata questa crisi, no? E allora, visto che i reali interessi dell'Italia ci portano a doverci concentrare altrove, forse non è il caso in questo momento. Allora, secondo me la grande questione è questa, cioè non è tanto giudizio morale, non è tanto qual è il posto giusto in cui essere, ma è cosa conviene al nostro paese. E la Francia era un partner strategico su alcune partite per noi totalmente essenziali. Ti faccio sentire una frase, abbiamo sentito prima qualche estratto della conferenza stampa della Meloni stamattina, c'è un'altra cosa che voglio farti ascoltare, Maurizio, così partiamo da lì. Si dice che questo bloccherà un sistema di ricollocamenti che era stato deciso in Europa e che quindi noi che non saremmo solidali non possiamo avere solidarietà. 90.000 persone, poco meno, entrate dall'inizio di quest'anno. Nell'accordo sui ricollocamenti al quale aderiscono 13 paesi europei si prevede che dovrebbero essere ricollocate circa 8.000 persone, meno del 10%. Bene. Sa quante ne sono state ricollocate finora? 117. 38 in Francia. Allora lei capisce che qualcosa in questo meccanismo, diciamo così, non funziona. E credo che quello che è accaduto ieri un po' lo tradisca. Allora, la Meloni sta dando numeri macro a proposito di cose, mi dice, noi abbiamo fatto, sono entrati 90.000 persone, Maurizio, e ce le sono presi con l'accordo di ricollocamento che pure dei paesi per bene hanno firmato, perché alcuni manco l'hanno firmato, 117, vuol dire che qualcosa non funziona, non è che l'Italia che contravviene alle regole, forse tutti se ne fregano di quello che firmiamo in Europa. Maurizio. Non c'è dubbio che l'accordo di ricollocamento che è stato fatto durante il governo Draghi, che coinvolge una quindicina di paesi europei, è un accordo debole, vulnerabile, che funziona male. Ma perché questo? Perché i paesi europei hanno concordato di fare le intese forti prima sulla pandemia e poi sulla guerra, perché erano più urgenti che non la questione dell'immigrazione, sulla quale obiettivamente permangono delle differenze che impediscono di rimettere mano a Dublino. Da qui la perplessità sulla scelta del governo che appena il giorno dopo che si insedia, noi ci ricordiamo la foto con la quale Salvini convoca il capo della Guardia Costiera e dà delle disposizioni. Prima ancora che si insediasse la Meloni, l'impressione è che la Meloni stia seguendo Salvini in questa scelta di riportare il tema dell'immigrazione al centro dell'agenda europea con effetti dirompenti che indeboliscono l'Unione Europea e, attenzione, anche la NATO, perché tutti questi paesi in questo momento sono concentrati nell'unirsi sulla guerra e una crisi fra paesi europei sull'immigrazione in realtà ha un unico vincitore, Vladimir Putin. Allora, Maurizio, ti faccio entrare, vedo che sono arrivati i miei ospiti, faccio entrare Gennaro Migliore, ex parlamentare di Italia Viva, molto vicino al mondo del lavoro, cominceremo a parlare di quello adesso, e Giorgio Mulè, che eccezionalmente, invece di essere seduto sulla sua poltrona di vicepresidente della Camera dei Deputati, è venuto a trovarmi. Buongiorno Mulè. Un'ultima domanda per te, Maurizio. La sensazione che abbiamo noi, però, è che in qualche modo Salvini rompe, la Meloni raccoglie i cocci, perché poi la Meloni certamente ha un problema di non essere superata a destra, di non perdere. La Meloni, secondo me, ha lo spettro del governo giallo-verde, con un Salvini che a furia di fare i fatti suoi ha quella percentuale elettorale mostruosa. Quindi, dato che è una donna che fa politica da un bel po' di tempo, lo vuole arginare. Però poi i cocci europei, i cocci per l'Italia, rimangono in mano a lei. Assolutamente sì, e per questo credo sia importante, come giustamente prima tu hai detto, il discorso di questa mattina del Capo dello Stato a Maastricht, perché quando Mattarella dice Unione Europea e diritti umani indica un sentiero
per spingere Francia e Italia a superare questa crisi, già in occasione della crisi dei gilet gialli fu il Quirinale a consentire il ritorno a Roma dell'ambasciatore francese. Noi non possiamo escludere che nelle ultime ore ci siano stati dei contatti diretti fra l'Eliseo e il Quirinale. Sicuramente, parlando di diritti umani, il Quirinale parla all'Eliseo, perché questa è la preoccupazione di fondo dei francesi, ma parlando anche di responsabilità dell'Unione Europea, parla alla Meloni. Bisognerà vedere se adesso su questa cornice che Mattarella ancora una volta disegna, il governo italiano riuscirà a recuperare il rapporto con Parigi. Beh, forse appunto l'intervento di Mattarella può essere molto utile, perché mi sembra che siamo a un momento di stallo, quindi c'è bisogno che il Presidente della Repubblica, garante il famoso patto del Quirinale, che pure oggi a noi sembra totalmente congelato, si muova. Io devo cambiare argomento, a meno che Moleno mi vuol fare un commento al volo, perché dovrei parlare di lavoro. Vedo che è arrivato anche il nostro Michele De Palma, segretario generale della FIOM. Buongiorno. C'è una signora seduta al tuo posto, quindi ti devo far aspettare. Capiscimi, De Palma, capisci? L'unica cosa da non fare è ridurre questa vicenda a un derby tra Italia e Francia, per cui c'è la testata dell'Italia o della Francia. Noi abbiamo sbagliato completamente l'obiettivo. In questo caso, siccome ci sono dei mezzi... Ma voi del governo? No, guarda, abbiamo sbagliato. No, per capire. A mio giudizio, guarda, la Francia ha commesso un gravissimo errore nei confronti non solo dell'Italia ma dell'Europa. Per cui offendersi e fare questo cancan, perché la prima nave, guarda un po', la prima nave va a Tolone e dà l'idea della... totale disallineamento che c'è tra una situazione che ti spiega 90.000 persone e i 34 che sono andati in Francia. Però ridurla a un derby della Francia... Però noi ci serviva tanto il rapporto con la Francia. Lì il problema non è di essere vassallo di vassallaggio. Il problema è che la Francia, come sapete, ha sempre determinato la sua politica nell'imposizione. Basta pensare alle 23... cause per cui la Francia pretende le cause di esclusività di non mettere neanche mano sui suoi budini, cioè tu non puoi comprare i budini dell'azienda francese perché la Francia te lo vieta. Il budino? Budini, è il modo di dire, non il modo di dire. Il budino. I yogurt, cioè sono delle fabbriche che tu non puoi comprare perché la Francia pretende di avere la sovranità anche su fabbriche. Sul budino, sugli yogurt, a voglia. Così ha fatto, come dire, su 2000 settori dell'economia francese. Che non vogliamo fare, come si chiama la politica europea? C'è la clausola di esclusività, non puoi entrare. La sovranità alimentare pure non la vogliamo fare, no? Posso fare un commento? Gli esseri umani non scadono, devono essere tutelate innanzitutto i diritti fondamentali. Ed è questo il motivo per il quale il prestigio dell'Italia, ogni volta che va al governo Salvini o qualcuno che segue quel tipo di indicazione, poi decade immediatamente. Anche perché la questione che si è posta, io faccio sempre il ragionamento, quanti sono i migranti che sono complessivamente in Francia? Molti più che in Italia. Sia perché è un ex paese coloniale, sia perché ci sono dei rifugiati che sono andati in Francia nel corso di questi anni. Richieste di diritto d'asilo maggiori dell'Italia. E l'Italia è stato un paese di transito, quindi, come veniva detto prima, questa è una crisi a gettone. Cioè, quando non sanno più cosa fare, mettono il gettone nel jukebox della crisi dei migranti. Ma lo sanno benissimo cosa fare, devono preparare delle bollette. Esattamente. Mentre invece il problema... Cioè, ma come in questo momento, cosa fare è facile. È come farlo che è più complicato. No, ma la questione è che dopo aver distrutto tutto il sistema di integrazione degli SPRAR con i diritti, con i decreti sicurezza, con un intervento che ha limitato le capacità di accoglienza, noi con fatica, attraverso il governo Draghi, eravamo riusciti anche a costruire una politica di ricollocamento. Poi gli amici della Meloni, cioè Orban, i paesi di Visegrad, eccetera, si sono rifiutati di aderire invece, al patto di ricollocamento. Entusiasticamente la Francia ha accettato, infatti ne ha presi 34. Dopodiché, la questione è che tu gli immigranti li hai da tante parti. Adesso abbiamo anche gli immigrati, gli immigrati, i profughi ucraini, che sono esattamente. Allora, quindi non c'è una crisi migratoria, perché siamo in grado di accogliere i migranti. Cioè, migliore di un problema a casa propria.
Salvini e credo che bisogna avere la capacità di gestire anche quelli che vengono dal mare. Allora, perdonatemi, abbiamo detto che la grande questione da risolvere cioè della questione economica, stiamo arrivando su quello. Saluto e ringrazio Nathalie Tocci, adesso entra De Palma. Grazie Nathalie, e poi vedo che già c'è Dragoni, Maurizio Molinari, più resta con me, più mi fa contenta, decide lui. Pubblicità, ci colleghiamo anche da Bologna, il mondo del lavoro non ce lo dimentichiamo mai noi. Bari, non è Bologna. Mambo italiano. Che gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi e che ereditiamo. E se la pacchia adesso fosse finita per Giorgia Meloni, dopo 3 settimane passate a decidere sui rave e su come gestire i carichi residuali a Catania, il nuovo governo ha iniziato a fare letteralmente i conti con i dossier economici più caldi. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato una grande disponibilità ad un confronto. Nel merito, ad oggi noi risposte non ne abbiamo avute. Se il lavoro è la priorità, si aspettano delle risposte immediate gli operai dell'Ansaldo di Genova, in attesa da mesi di un piano di rilancio per un'azienda di Stato sull'orlo del fallimento. Ma attendono anche i lavoratori in cassa integrazione della GKN di Campi Bisenzio, vittime di una delocalizzazione che ora li lascia anche senza stipendio. Arrivare progressivamente a un taglio del cuneo fiscale di almeno 5 punti. La manovra è alle porte, la coperta è corta, i 30 miliardi stanziati se ne andranno tutti per le bollette, ma basteranno fino a marzo prossimo. Quel che resta, poco, viene destinato a qualche misura di bandiera dei partiti della coalizione. Non siamo per la flat tax, siamo per una riforma fiscale seria, siamo contrari alla logica dei condoni. Un po' di pensioni, un po' di flat tax e la tregua fiscale. Troppo poco per sindacati, lavoratori e imprese, e forse ne è consapevole anche il governo. La situazione economica che si prospetta rischia di peggiorare sensibilmente. Noi lo affrontiamo in modo realistico, sostenibile, responsabile. Entro 2 settimane, comunque, la legge di bilancio sarà scritta. A quel punto i conti dovranno tornare, perché le promesse, si sa, hanno un prezzo. Ci sono milioni, decine di milioni di persone la cui vita, il cui futuro, il cui benessere dipendono quasi esclusivamente o per buona parte da quello che riusciamo a fare noi. Allora, eccoci qua, siamo passati all'economia, anche perché qualcuno l'ha detto stamattina, forse l'immigrazione è un'arma di distrazione di massa, perché in questo momento, francamente, dal mio punto di vista, questo paese ha un problema enorme su la crisi, le bollette, ma poi diventa sempre la stessa storia sul lavoro, perché è il lavoro il vero tema che ci può salvare o invece ci può affossare. Io stamattina con tutti voi vorrei partire da Bari, perché abbiamo tanto parlato di sovranismo, abbiamo tanto parlato di difesa degli interessi nazionali. Beh, io francamente che ci sia una multinazionale a Bari posseduta da un fondo belga, olandese e svizzero che arriva nel nostro paese, si becca credito d'imposta per 2 milioni e mezzo di euro, fondi di industria 4.0, viene ricevuta con tutti gli onori, si mette nel mezzogiorno d'Italia, fa le mascherine perché caspita se le vendeva le mascherine, dopodiché cambiano i tempi, vende lo stabilimento, fa un po' di, come si dice, di speculazione immobiliare e molla i nostri lavoratori. A me sembra che su queste cose dovremmo incatenarci e vi dico come la penso. Parto da Bari, da Isabella Ciotti, che è uno dei lavoratori di Baritech, e da quello poi apro la discussione con voi. Eccomi Isabella, insomma, io la storia la so, però voglio sentire le loro voci. Certo, esatto, questo è un gruppo dei 115 lavoratori che rischiano di perdere il loro posto di lavoro per la storia che hai ben anticipato tu. Stiamo parlando di una società storica di Bari, si chiama Baritech, e è stata acquisita da questo fondo che citavi nel 2019. Questo fondo è arrivato perché questa società, questa fabbrica produceva, pensa, lampadine fluorescenti poi sostituite dai LED, quindi è stata necessaria una riconversione. Arriva nel 2019 questo fondo, una società di diritto svizzero, si chiama BCI, e arriva promettendo, come dicevi tu, investimenti, progetti in green economy, quindi grandi investimenti, e prendendo per questo, ottenendo dei fondi pubblici. In realtà queste produzioni innovative promesse non arrivano mai, arriva questa grande commessa per la produzione di filtri, di mascherine chirurgiche, e come sappiamo naturalmente
anche per nostra fortuna possiamo dire, questa produzione va scemando e quindi a fine anno purtroppo l'azienda si trova in crisi. Il fondo decide di chiudere, quindi queste persone che vedi con me hanno la cassa integrazione per ora garantita soltanto fino a dicembre e la cosa più preoccupante è che questo fondo non si preoccupa di trovare nuovi acquirenti, di trovare un piano per questi lavoratori. L'unica cosa vuole vendere solo stabilimento, Carini. Esatto, e pensa che gli operai l'hanno scoperto da soli vedendosi portare via i macchinari, quindi l'unica azienda con cui la società ha avuto un'interlocuzione era un'azienda che era interessata solo all'immobile. Te lo faccio raccontare molto meglio di me da Vito Cutrone, che è qui, lavora in azienda da quasi 40 anni ormai. Ciao Vito! 37 anni. Buongiorno a te Mirta e buongiorno a tutti i personaggi che sono lì in studio che io non vedo, soprattutto la parte politica a cui mi vorrei rivolgere, alla parte politica dei patrioti, alla parte politica. Guardi, che salverà l'ascolta la nazione. Giorgio Mulè, che è un esponente di spicco di Forza Italia, nonché vicepresidente della Camera. Va bene, a me interessa poco chi è che mi sta ascoltando, io mi rivolgo a tutto il governo. A tutto il governo, soprattutto a quella parte del governo come Giorgetti che ci ha scaricati alla grande quando faceva parte del MISE, non lo so adesso, ma è sempre lì, perché noi per 5 volte abbiamo sollecitato il MISE e non ci hanno mai risposto. Filati, questo, puoi dirlo, Vito, non mi hanno mai filati. Ma io purtroppo lo so, perché purtroppo mi occupo di crisi industriali in continuazione e ahimè vi siete molto soli, lo so bene. Perfetto. Mirta, tu hai inquadrato benissimo chi è la Baritech, quindi la BCI. Sono dei faccendieri, dei pseudo imprenditori che hanno approfittato dei soldi pubblici, del credito d'imposta e soprattutto di noi lavoratori che gli abbiamo dato il massimo nel periodo della pandemia, facendo tonnellate di melt blonde, tessuto non tessuto, con il commissario Arcuri. Poi questa cosa è andata in malora, perché grazie a Dio la pandemia finisce, e noi siamo in mezzo ad una strada. Tante sono state le promesse, ma niente è stato mantenuto. Ora noi abbiamo un paradosso, ve lo racconto, in pochi minuti. Abbiamo meno, una bilancia con due piatti. Vito! Su un piatto... essere rapido! Come? No, va bene, se non mi interrompete un secondo, va bene così? Ok, bravissimo. Allora noi abbiamo sul piatto della bilancia un investitore che è disposto ad assumere tutti i 115 dipendenti, certo, e a salvare 115 famiglie, e dall'altra parte invece, quello che abbiamo scoperto noi improvvisandoci investigatori, un altro investitore che comprerebbe con speculazione immobiliare soltanto il compendio industriale, per logistica, per non lo so perché cosa vuole fare. Allora io chiedo al governo, onorevole Mulè e quant'altri, cosa siete in grado di fare per salvare questi uomini che hanno 60 anni, 37 anni di contributi? È chiaro? Voglio riapprodirlo pure io, Vito. Allora, Vito, guarda, non lo faccio perché non l'ho mai fatto. 37 anni di contributi, 61 anni di età, due figli all'università, il caro Borrette con un lobolo della cassa integrazione di 1000 euro al mese che finisce al 31 dicembre. Cari signori, sapete come si dice da noi? Siete sazi, non crederete mai al digiuno. Bravo! Allora, Vito, purtroppo hai fatto un discorso che non fa una piega, onestamente, perché non si può pensare di vendere un'azienda prescindendo da chi ci ha lavorato per tutta la vita. Cioè, per me questa è proprio una regola scritta nella pietra. Cioè, l'idea è che si prendono delle vite umane e si buttano nel gabinetto, appunto, dopo 40 anni di onesto lavoro, perché si vende un immobile, a me fa schifo, lo dico con sincerità. Scusami, la maleducazione lo può vedere dalla compostezza di questi signori. Siamo persone a modo. Però aspetta, scusa Vito, però posso dirti una cosa, cerchiamo di capire, perché Mulè si può fare portavoce di questa vicenda, Adolfo Urso, il nuovo ministro, tanto... cioè io penso davvero, Mulè, glielo dico col cuore in mano, che il governo si debba muovere, perché è una storia folle. Scusami, folle. Non è che devi convivere, perché io faccio il pungible e non prendo nelle tutto. Parole, è finito il tempo delle parole. Allora però,
Ok, Vito, però Vito se volete una mano, io non faccio il collegamento per fare spettacolo, faccio il collegamento perché voglio provare a darvi una mano. Dobbiamo provare io stamattina prendo, a trovare soluzioni per voi. Questa prendo, è la cosa importante. Mi prendo, come dire, gli insulti, mi prendo tutto perché, come dire, è giusto davanti a una situazione del è genere. È furibondo, Vito, ma c'ha no, ragione. Ma c'ha ragione, non è che... Ripeto, mi prendo tutto quello che non mi spetta, tutto quello che non è mio, ma essendo, come dire, io parte di una maggioranza, me la prendo. Dopodiché le dico anche, Vito, che senza necessità di alzare la voce, quello che lei descrive è una specie di capitalismo straccione che non si può tollerare. Dopodiché lei giustamente dice non è inutile parlare, bisogna fare. C'è stato un governo, adesso ce n'è un altro, ma al di là, cioè, anche lì è inutile andare avanti con cassa integrazione, siccome ragione, c'è una soluzione però sul tavolo, nel frattempo li possiamo manco passare a digiuno, come dice ma lui. Ma chiaro che, però ripeto, siccome c'è una soluzione sul tavolo, c'è un ministero, ci sono due ministeri interessati, si chiamano, si mette intorno a un tavolo e come per le altre 240... Facciamolo. Tavolo di negoziazione va fatto, appunto, l'unica cosa che posso fare, nella mia posizione al governo, farei altro. Diciamo, sono parte di questa maggioranza e mi faccio parte dirigente nel portare quello. Dopodiché, ripeto, potete anche giustamente, io mi prendo le contumele, gli improperi, mi prendo tutto perché è giusto che sia così. Vorrei soltanto aiutare dare a risolvere questa situazione. Benissimo, io sono d'accordo, proviamo a essere pratici. Sento subito De Palma che conosce benissimo la vicenda. Devo dire una cosa doverosa però, perché sennò sembra che vogliamo fare il tiro al piccione. Abbiamo cercato BCI in tutte le sedi, questo fondo straniero. Sono completamente rintracciabili, non si riesce a parlare con loro, avrei voluto darvi la loro versione dei fatti ma non posso farlo e quindi francamente mi faccio le mie idee ascoltando i lavoratori. Prego, De Palma. Ma parto da un dato che è la dignità e la compostezza invece con cui quei lavoratori stanno provando a difendere sono non soltanto bene, un'ipotesi di lavoro. Stanno provando a difendere un'ipotesi industriale perché loro sono lavoratori che storicamente, io sono pugliese, ci passo, era l'ex Osram, quella che è, come dire, l'area dentro cui sorge la Baritec. Dicono di sì. Sono lavoratori tutti, come dire, di una certa età io vedo lì, quindi gente che ha lavorato lì. Stiamo parlando di un'area industriale, quella di Bari, che ha sofferto moltissimo. Lì c'è la vicenda di tante aziende che stanno soffrendo e che hanno già sofferto. Ora, il punto è questo, e lo dico per interloquire, siccome qui siamo per provare a costruire una soluzione. Primo punto. Il problema principale è che il fondo vuole realizzare una speculazione di carattere finanziario. Immobiliare finanziario. E bisogna impedirglielo. Allora, la prima questione da dover fare è impedirlo. Io so che le istituzioni territoriali, la regione, il comune e così via, sono già impegnati con i lavoratori per provare a fermare questo elemento speculativo. Uno. Perché senza, diciamo così, lo dico dall'esperienza allora, di Termini Imerese. Scusate, mi vuole dirlo, Michele, sono sotto la regione e confermano che è così. La nostra, nelle vertenze, la nostra garanzia come lavoratori sono gli impianti e gli stabilimenti. Infatti cosa fanno le imprese? Se ti ritolgono. Ti provano prima a sfilare gli impianti spolpano. E poi dopo lo stabilimento. Te lo spolpano. Lo dico soltanto con una battuta. Spesso noi ci troviamo a dover occupare, fare i presidi, fare gli scioperi, eccetera, eccetera, per impedire per evitare, che ci portano via l'assicurazione sulla vita. Perché come gli impianti togli, sono l'assicurazione della vita. Il fegato uno. Dal corpo. Quindi mi permetto di dire... Questi non vanno sgomberati come re. Andrebbero, esatto, andrebbero innanzitutto, come dire, esatto, tolte di mezzo qualsiasi cosa impedisce ai lavoratori di poter difendere il lavoro e l'occupazione. Due, perché non c'è la cassa e perché scade la cassa? Perché in Italia la cassa la chiede l'azienda. Qual è il problema che noi abbiamo? Che se loro vogliono far saltare i lavoratori, perché il meccanismo facendo saltare perché i lavoratori di poter vendere, loro li licenziano, per questo non chiedono la cassa. Invece ma sto noi chiediamo... Fondo, noi facciamo il braccio di ferro con la Francia, a sto fondo lo vogliamo chiamare, andarlo a prendere per le orecchie invece e invece noi chiediamo, e qui arriva il punto, questa è un'azienda con 117 dipendenti, 115 dipendenti, qual è il problema di andare al MISE, che va rimosso? Che noi al MISE non ci riusciamo ad andare su vertenze come questa perché c'è una clausola al MISE che è stata fatta da quando c'era il ministro precedente, ora vediamo se questo ministro Giorgetti. Lo conferma, Giorgetti, per cui tu al Ministero dello Sviluppo Economico ci vai se c'hai 250 dipendenti, 115 sono figli di nessuno. Allora il punto è che per poter... finisco,
è così, per poter negoziare con un fondo di investimento con una multinazionale, che siano 100 dipendenti, 50 o 100, non lo fa la regione o il comune, lo fa il Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, quindi è necessario, e finisco, scusami Mirta, che il punto è che il governo e il ministro ci metta subito la faccia, allora, e chiami il fondo. Io faccio un appello a Rodolfo Urso, che conosco bene, so che ha una grande passione per il Made in Italy. Questi lavoratori qua sono Made in Italy. Pubblicità, arrivo da Dragoni e torno anche da Migliore, ma il tempo è così. Tiranno. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, Gianni Dragoni, io arrivo da te. Francamente, Fabio, lo chiamo sempre Gianni, chissà perché, non so perché. C'è Gianni Dragoni. C'è il collega Gianni Dragoni che stava a Sole 24 Ore. Ah, vabbè, no, ma io preferisco Fabio, tutto sommato. Adesso, gusti, ognuno, non è che... Allora, Fabio... Buon per Fabio, no? Fabio, allora, la cosa è questa, Fabio, vorrei usare questo caso, per me incredibile, però per fare un ragionamento un po' più ampio, no? Cioè, c'è al governo una maggioranza e un premier che hanno molto parlato di interesse nazionale, e per carità, giusto, da tanti punti di vista, la sovranità alimentare è bellissima, è bellissimo voler difendere i confini d'Europa, non fare il vaso di coccio, però onestamente per me, Mirta, la priorità è difendere i nostri lavoratori ed evitare che vengano qui aziende predatorie che prendono i nostri fondi, le nostre imprese, e poi prendono in giro, per non usare una parola più esatta, i nostri lavoratori. Ne ho viste tante, non ne voglio più vedere. Ma vedi Mirta, questi investitori finanziari lavorano con una tecnica collaudata. Si chiama leveraged buyout, per i competenti a cui piace parlare in inglese. Non lo devi tradurre però, Dragoni. Alleva. Si indebitano. Metti uno e prendi per 10. Acquistano l'azienda, si fondono con l'azienda, quindi scaricano i debiti dell'acquisizione dentro l'azienda. L'azienda deve pagare questi debiti, alla fine l'azienda non ce la fa più, siamo in uno stato di decozione, siamo in uno stato di crisi, se va bene la si rivende, se va male la si liquida. Quindi ragionano in maniera così predatoria. Ma non aspettiamoci che ci siano investitori più eleganti, anche se apparentemente lo sembrano. Mentre io sentivo raccontare da Vito... Scusa, ma gli imprenditori che fine hanno fatto, quelli che vogliono fare l'azienda... Mi viene a mente un altro caso che credo De Palma conosca molto bene, la TRV di Livorno. Come no? Conosco benissimo. La TRV di Livorno è un'azienda modello che operava nella componentistica auto, che aveva 500 dipendenti. Se voi ora cercate su Google TRV Livorno, trovate chiuso definitivamente. Chi l'ha chiuso? L'ha chiuso un operatore tedesco finanziato niente po' di meno che dalla KfW, che sarebbe la Cassa Depositi e Prestiti tedesca. Quindi teoricamente la KfW dovevano essere un pochino più eleganti e meno cattivi rispetto a questi fondi americani, ma ragionano sempre con la stessa logica. Concludo dicendo, da troppi anni noi enfatizziamo il ruolo degli investimenti esteri. Quante volte lo diciamo? L'Italia deve essere capace attrattiva, di attrarre... Attrattiva, Questo è senz'altro giusto, ma ricordiamoci poi che l'investitore estero agisce con delle logiche che spesso e volentieri non sono quelle che premono a noi, e cioè la conservazione dei posti di lavoro, ma soprattutto la conservazione del Made in Italy e dell'industria, perché allora, ricordiamoci, l'Italia resta pur sempre una potenza industriale, quindi il governo ha da intervenire con tutti gli strumenti e ci vuole una bella dose di fantasia e di coraggio. Allora, io voglio dire una cosa, poi al momento la parola a De Palma, giusto per capire cosa possiamo fare. La cosa che voglio dire è questa: secondo me, io ne avevo viste tante, ho visto anche un'azienda che ci aveva spiegato che doveva licenziare i dipendenti perché il mercato premiava chi licenziava i dipendenti. Sono cose che per me sono assurde, ma vedo che il capitalismo è fatto così, però forse l'idea è proprio che tu gli volessi filare da sotto l'impianto e lo stabilimento, francamente ancora non mi era successo, la trovo veramente vergognosa. Per cui il punto è, abbiamo un tema aperto con il nostro sviluppo economico, nel senso che io vorrei che ci dessero delle risposte, vorrei che insomma adesso con i miei autori li contattiamo, perché per esempio già questa regola di cui ha parlato De Palma a me sembra folle, perché 115 vite, vi posso garantire, caro Mise, valgono molto, molto.
Dopodiché chiedo veramente a Giorgio Molè di darci una mano a mettere insieme i pezzi, francamente, perché si fa fatica. E ti voglio dire, qual è la prospettiva? Loro hanno bisogno di venire a Roma e di aprire un tavolo, e questa è la cosa più importante. Ma guardi, la regione può fare poco, quello, fammi capire. Lo dico perché loro sono chimici, io sono metalmeccanico, ma siamo insieme per difendere l'industria. Il punto che noi abbiamo è molto chiaro. Lì c'è un'ipotesi di soluzione industriale e di continuità occupazionale. Ma c'è qualcuno che lo prenderebbe? Esatto. Sì, c'è l'offerta. Il punto è che gli sarebbe impedito di poter dare continuità agli impianti e ai lavoratori dal fatto che questi signori pensano di poter invece far soldi vendendo gli impianti. Quindi, e questo è inaccettabile. Quindi se tu non blocchi la speculazione, blocchi l'investitore sano. Esatto. Questo è il grande punto. L'abbiamo capito tutti, ci muoveremo tutti. E se posso permettermi, c'è un ammortizzatore sociale che si può utilizzare al posto di licenziare i lavoratori, che si chiama cassa per transizione, che ha chiesto il sindacato proprio per organizzare la transizione in continuità occupazionale delle persone, garantendogli il salario. Allora, scusate, mi farò sapere che la Regione Puglia ci ha telefonato, speriamo che ci chiama pure il MISE, dicendo che loro si stanno occupando della vicenda, hanno a cuore la soluzione, quindi loro anche faranno pressioni col governo di Roma, perché purtroppo su una cosa così ci vuole l'intervento del governo centrale. Allora, Vito, io ti posso dire una cosa dal mio punto di vista, a te e a tutti i lavoratori che sono lì con te. Noi ce ne continuiamo a occupare di questa storia, non la vogliamo, è proprio un dovere morale che sentiamo. Ringrazio tutti voi, è arrivato il professor Cassese, forse chiederei a Giorgio Molè e anche a Gennaro Milione di rimanere qualche minuto, perché vorrei Giorgia. Mi ha chiamato Giorgia. Ho chiamato Giorgia. Sì. Perché sta Giorgia, perché piglia tutto, sta Giorgia. Sta Giorgia piglia tutto. Comunque guarda che ci sta Donzelli che si veste da Minnie. Essere fluidi fa molto, fa molto moda. Fa moda, sono molto antico io, quindi. Per cui sono molto all'antico. Perché vorrei riaprire con il grande professor Cassese, costituzionalista, uomo saggio. Vi ricordo sempre che gli ha citato Salvini e farlo diventare Presidente della Repubblica, voglio ricordarlo questo, nel suo curriculum egregio, Corte Costituzionale, c'è stato anche quello. Voglio parlare di quello che sta accadendo tra Italia e Francia, hanno parlato Mattarella e Prodi, Cassese, e mi pare che la vicenda ha preso dimensioni molto grandi e rischia di darci problemi su molti altri fronti che non sono solo quelli della migrazione. Pubblicità. Mondo. Allora, eccoci qua. Abbiamo il professor Cassese che ci deve dire la sua su questa difficile crisi internazionale che è scoppiata un po' all'improvviso, diciamo, quando pensavamo che tutto fosse molto tranquillo, che finalmente questi francesi gentili facessero arrivare la Ocean Viking a Tolone, invece sono arrabbiatissimi e dicono che siamo stati noi a a contravvenire a tutti gli accordi presi. Sotto corona, fammi, come sta il tempo tra Italia e Francia? Vediamo un po'. Beh, al momento è abbastanza tranquillo, perché ci sono qualche nuvola. Anche sull'Italia non ci sono molte nuvole, però attenzione, perché cominciamo dalla giornata di oggi. Cosa può succedere? Qualche debole pioggia, perché vi ricordo che il verde indica piccolissime quantità, vediamo la prima carta, qualche debole pioggia sull'Appennino centro-settentrionale, localmente al sud, ma per il resto ci sono anche ampie schiarite. Poi la giornata di domani segna un inizio di cambiamento, perché al sud, soprattutto sui versanti ionici, ci sono piogge deboli o moderate, ma questi colori fra il giallo e il rosso ci ricordano che ci possono essere anche fenomeni molto intensi, isolati ma molto intensi. Deboli le piogge al centro e al nord soltanto qualche nuvola. Arriviamo alla giornata di domenica. Questo maltempo al sud sulla zona ionica si intensifica e si estende ulteriormente, poi risale in parte verso il versante adriatico, e anche qua le piogge ci sono, e in parte verso ovest, fra Corsica e Sardegna, e anche qua i fenomeni molto non intensi ci sono. Non mi salva un weekend, è inutile. Qualche pioggia sulle zone di nord-ovest, e inizio settimana sarà un po' in discesa per le temperature.
Ah pure, va bene. Grazie sotto corona, sempre belle notizie. Cassese, le faccio sentire Giorgia Meloni stamattina in conferenza stampa, perché appunto questa cosa è diventata centrale, la conferenza stampa di stamattina, che pure è una conferenza stampa che doveva essere sostanzialmente sull'economia, perché i toni sono molto accesi negli ultimi ore. La Francia è davvero molto, molto irritata. Sentiamo come risponde la Meloni. Non credo neanche che sia intelligente litigare noi, la Francia, la Spagna, la Grecia, Malta, perché io non lo voglio fare. Io vorrei cercare una soluzione comune, mi sembra quella la cosa intelligente da fare. E l'unica soluzione comune possibile e seria che io ho proposto in questi giorni, anche quando ho parlato con Emmanuel Macron, è la difesa dei confini esterni dell'Unione Europea. Difesa dei confini esterni, non dell'Italia, abbiamo cambiato rispetto, diciamo, agli slogan iniziali, ma dell'Unione Europea. Ma come si difendono questi confini esterni? Il braccio di ferro fa bene all'Italia o invece avremmo dovuto essere più morbidi perché abbiamo bisogno di fare alleanze più vaste? Insomma, questa è un po' la domanda che ci facciamo. Cioè, io uscirei dal giudizio morale, proprio parlerei di realpolitik, di pragmatismo, Cassese. Faccio un'ipotesi, e cioè che la Francia sia così accesa su questa materia perché aveva avviato a giugno quel tentativo, il terzo tentativo per la cosiddetta ricollocazione dei migranti, raggiungendo un accordo con 18 paesi, e vedeva in questo fatto che l'Italia ha fatto un po' la voce grossa una rottura di questo fronte. È un'ipotesi di interpretazione di questa reazione, diciamo, dura della Francia. Ora, io penso che sia nel nostro interesse nazionale di non fare la voce grossa in questo momento. E devo dire la verità che quello che ci ha fatto sentire poc'anzi del discorso di Meloni mi sembra che vada in questa direzione. Noi abbiamo sempre una memoria storica corta e io le ricordo che nel dopoguerra, dal 55 al 70, 9 milioni di italiani sono andati dal sud al nord, cioè da una zona povera. Sì, sono i terroni, i famosi terroni, me li ricordo. Esatto. E allora, se noi ci ricordiamo questa esperienza, mettiamo il rapporto tra Africa ed Europa. L'Africa ha 1.216.000.000 di abitanti, l'Europa ne ha 440 di milioni di abitanti. L'Africa è il paese più povero del mondo e l'Europa è uno dei paesi più sviluppati nel mondo. Noi ci troveremo inesorabilmente in questa situazione nel futuro. E allora a noi conviene in questo momento dire che nell'interesse nazionale cercare di impegnare quanto più è possibile l'Unione Europea in accordi che consentano la cosiddetta ricollocazione, redistribuzione dei migranti, in modo tale da razionalizzare allora, questa situazione. Le faccio, professore, l'obiezione che ha fatto la Meloni in conferenza stampa, poi sento naturalmente subito Mulè migliore, cioè ha detto, beh, ma noi facciamo già il nostro, 90.000 persone abbiamo fatto entrare noi, ma sapete quanti ne abbiamo ricollocati? 117, vuol dire che l'Europa non ci ha mai filati, perciò ne facciamo la voce grossa. Però sta spiegando Cassese che la voce grossa non serve, cioè che non è la cosa che ci aiuta, lasci perdere se è giusto o non è giusto, Mulè, non ci aiuta, siamo un paese in questo momento fragile economicamente, fragile sul tema energia, abbiamo bisogno di avere alleanze forti. Assolutamente, alleati sì, sottomissioni no, cioè ci sono dei principi di diritto internazionale, europeo, diritto del mare condivisi anche a livello europeo, poi li deve applicare, perché il professor Cassese facendo il ricordo dei 9 milioni di italiani. I 9 milioni di italiani, coi censimenti dell'epoca, rappresentavano circa il 20-25% della popolazione italiana dell'epoca. 1.200.000 persone dell'Africa, con il più del 20% che si spostano verso l'Europa, significa circa 300 milioni di persone. L'Italia oggi ha circa 50 milioni di persone perché sono spinte dalla fame, dalla guerra, dal clima, dalla desertificazione. Quindi
o hai la capacità di non farli partire, non con i fucili, ma aprendo le fabbriche, dando cultura, dando istruzioni, in un piano che non può essere che europeo, e su questo non c'è allora, dubbio. Allora, vi faccio notare una piccola cosa molto interessante. Questa è una TV francese, BFM TV. Vedi, Macron ha ceduto. E c'è il dibattito, come dire, simmetrico e opposto rispetto al nostro. Il titolo è Migranti, rispetto alla Meloni, Macron ha ceduto. È un'incitazione a migliaia di migranti che vogliono, gradiscono la vita, sperando nelle il Dorato, dice. Vabbè, ma questa è la dichiarazione della Marine Le Pen. Cioè, a sua volta, il Macron, come tutti i governanti europei, ha un bel fronte interno caldo caldo, perché il titolo che fa la televisione è TV, molto quello, preciso. Ma non è, quello della TV non è della Ma è ovvio della TV, però vuol dire che il dibattito in Francia si va su questa linea, quindi capiamo pure perché si è nervosito parecchio Macron. Scusa, diciamo. Guarda questo sondaggio, questo è 80%. Che dice, la Francia doveva o no accogliere Ocean Viking? Il 19% dice sì, l'80% dice no, allora dice Macron è come il giornale, però bisogna comprendere. Vabbè, lo fai sulle mondo. Che ci abbiamo contro il giornale? No, nel senso che un giornale un sondaggio, un sondaggio. Che è espressione la destra, ha 216.000 persone, che conosce tutti i meccanismi dei sondaggi, soprattutto sui giornali. Vabbè, comunque quello che voglio dire io è che esiste un fronte politico anche per lui, come la Meloni ce l'ha il fronte politico, perché ha bisogno di dire a Salvini anch'io so fare la voce grossa, dice che si credi caro Matteo, però insomma questo vai, prego, migliore. No, io voglio dire una cosa, vorrei partire dalle questioni fondamentali. Non è vero che si spostano 300 milioni di persone, che c'è l'invasione, tant'è che i numeri sono sempre stati dal 2014 a oggi più contenuti e soprattutto siamo stati in grado di gestirli meglio quando non si parlava di crisi migratoria che quando si parlava di crisi migratoria. Secondo, il problema, e mi pare che l'abbia anche sentito dire lontanamente dal Ministro dell'Interno, è favorire gli accessi legali, perché non è giusto che una persona possa attraversare prima il deserto, poi le carceri libiche, poi il mare Mediterraneo, rischiando la vita, dicendo poi al porto tu sì e tu no, perché tu sei in forma fisica e tu invece sei un soggetto fragile. Perché la distinzione fra esseri umani la fanno in altre epoche storiche altri soggetti che io onestamente non voglio più ricordare, neanche menzionare. Allora, questa è un'altra cosa questo importante. È un punto, l'ingresso legale è possibile rivedendo la legge Bossi-Fini aumentando allora, quelli che sono Miniti i flussi di coloro i quali devono arrivare sul nostro territorio. Lo dico al professor Cassese, Miniti nel mio studio ieri ha detto la Bossi-Fini va cancellata, se fosse chiamata Minniti la vorrei cancellare uguale, sono passati 20 anni e non funziona, perché in effetti tutti i termini che usano i nostri governanti, no? Clandestini, illegali, che sono anche tecnicamente esatti, però certo se non ci sono la possibilità di entrare legalmente saranno tutti clandestini illegali, questi poveretti che rischiano la vita. Professore? Ma guardi, secondo me bisogna tenere conto dei dati di fatto. Gli immigrati rispetto alla popolazione in Germania sono il 12%, in Spagna l'11%, in Italia se non ricordo male l'8,4%. E in Francia un po' meno in Italia. E bisogna anche tener conto di una situazione nuova che si è creata, perché ci sono poi questi calcoli, non tengono conto degli ultimi immigrati che sono quelli ucraini. E se io non ricordo male, la cifra dei rifugiati, che cioè che scappano dall'Ucraina in guerra, in questo momento supera i 4 milioni. Quindi sono questi i dati di fondo. Poi non dimentichiamo un altro dato di fondo, che il numero degli emigrati italiani, secondo l'ultimo analisi fatta dalla CEI in quel rapporto Migrantes che è stato pubblicato nei giorni scorsi, è superiore al numero degli immigrati. Se non ricordo male, 5 milioni. Il problema è cosa arriva contro e cosa parte. Io temo che partano i cervelli da questo paese. Questo no, è il nostro dramma. Ormai non solo, Mirta. Cioè partono lavoratori, così come partono molti immigrati che sono ritornati o sono andati in altri paesi. Perché il bilancio, anche tra immigrati che entrano e immigrati che escono, è assolutamente a sfavore, diciamo, dell'ingresso.
cioè entrano meno persone di quelle che se ne stanno andando. Se non c'è lavoro in Italia, è difficile che la gente voglia entrare. Professore, ho due domande per lei rapidissime, perché abbiamo poco tempo. La prima è, uno dei grandi cavalli di battaglia di Giorgia Meloni è perché i comandanti e le navi che possono sposare a bordo non possono fare a bordo le richieste d'asilo. Quella richiesta d'asilo di una bella barca norvegese porta in Norvegia. È fattibile, perché lei conosce bene il diritto? Sarebbe teoricamente fattibile, ma come lei sa e come emerge dal decreto che sono finalmente riuscito a leggere del governo, il tentativo è stato fatto con la Germania, ma l'ambasciata tedesca ha rifiutato di riconoscere questo potere al comandante della nave. Tenga presente che c'è, ed è citato nelle premesse del decreto, c'è nel diritto internazionale quello che si chiama il divieto di refoulement, cioè di respingimento collettivo. E questo è uno dei punti cardine. Non c'è dubbio che la disciplina che fu data in Italia da un decreto legge dell'ottobre del 2020 consente, secondo il diritto italiano, quello che è stato fatto, cioè di controllare la sosta di navi all'interno del mare territoriale. Quindi bisogna tener conto che, secondo il diritto italiano, ripeto, una norma dell'ottobre del 2020, se non ricordo male, si tratta del secondo governo Conte, questo è possibile. Poi ci sono tutti gli altri argomenti sulla base del diritto internazionale, ma al di là degli argomenti di diritto internazionale e nazionale, il problema allora, è... Allora, ho finito il tempo, professore, però le devo chiedere una cosa al volo, perché lei qui da me ha aperto una linea di credito a Giorgia Meloni. L'hanno stupita per i primi passi o invece è ancora convinto che può far bene? Guardi, io penso che il discorso programmatico che ha fatto Meloni in Parlamento da questo punto di vista fosse eccellente, perché ovviamente sul lungo periodo lei indicava due obiettivi. Primo, agire sulle partenze e non sugli arrivi. Secondo, enunciava l'idea di un piano che addirittura a cui aveva dato un nome, il piano Mattei. E io penso che questo sul lungo periodo sia l'azione da svolgere. Va quindi bene. Da questo punto di vista poi i governi si giudicano sulla base di un'azione. Allora, non direi di alla Meloni che ha avuto una brutta giornata oggi, però si è beccata la promozione del professor Cassese, non poco. Ringrazio molto. Grazie Giorgio Mulè, Gennaro Migliore, vado in pubblicità e torno poi per salutarvi, però sempre quello. Il nostro tempo è finito anche oggi, che peccato, ma devo lasciarvi con una notizia. Mattarella ha riparlato dall'Olanda, ha detto l'interesse dell'Unione Europea trascende gli interessi nazionali. A chi ha parlato? All'Italia o alla Francia? A saperlo. Ci vediamo lunedì. Ciao. Mamma.